Ok, allora, oggi riprendiamo un po' a partire da quella parte di strategie iterative che avevamo cominciato a vedere la volta scorsa. Anzitutto, se avete scaricato il file da insegnamenti online, dovreste avere all'interno questi file qui. Qui dentro Base Material ci sono un paio di cose da copiare qui dentro i vostri user object. In realtà potete anche proprio tipo, prendere questi due e trascinarli in una finestra aperta di Grasshopper, dovrebbe farvi esattamente lo stesso effetto. E ne manca uno, che poi vi do all'intervallo. Vabbè, ci ho sperato di metterne uno all'ultimo momento, vabbè. Intanto vabbè, tutti gli user object, se li trascinate direttamente nella finestra, vi dovrebbero finire qui dentro Frog Geometry. Non ho avuto il tempo di fare delle icone affascinanti e quindi vi troverete semplicemente questo. Quello che vi manca è questo, ma ve lo passo più tardi. Allora, intanto poi li usiamo non subitissimo, quindi non è così fondamentale, soprattutto quello che vi manca. Gli altri due invece li vedranno tra poco. Mi confermate che vi compaiono una volta che ho trascinato? Perfetto. Allora, partiamo con la nostra Topmost Viewport e dopo vediamo che il resto dei file che avete lì sopra. Allora, anzitutto, vabbè, avete domande rispetto alle cose che abbiamo fatto nei giorni passati, curiosità, dubbi, eccetera? Tutto chiaro? Discorso del data tree, tutto a posto, tutto bene, a posto, fantastico. Allora, l'altra volta avevamo appena cominciato ad accennare tutto il discorso delle strategie di tipo iterativo, ovvero Grasshopper di per sé è un gigantesco loop che viene eseguito però una volta sola. Quindi man mano che voi aggiungete istruzioni, aggiungete operazioni da fare, eccetera eccetera, queste si vanno a sommare in sequenza una dietro l'altra, però vengono fondamentalmente eseguite una volta dall'inizio alla fine e poi si ripete questa singola esecuzione, diciamo, persistentemente nel tempo, per cui se voi cambiate un parametro lui resetta tutto, riparte dall'inizio e riesegue tutto dall'inizio alla fine. Quello che Grasshopper non fa normalmente come tipo di strategia operativa dal punto di vista dei dati è lavorare in maniera iterativa in questo modo, fare un ciclo di operazioni, poi prendere il risultato di quel ciclo di operazioni e utilizzare quel risultato come dati iniziali del ciclo successivo. Per esempio, se noi volessimo partiamo da un punto, proprio 000. Se voi fate doppio clic nel campo di ricerca e cominciate a scrivere le coordinate una dietro l'altra separate da virgola, lui vi fa creare direttamente un punto su Grasshopper. Dopodiché potete manipolarlo con il gumball una volta selezionato il componente di Grasshopper, come già sapete. Allora, supponiamo di volere spostare questo punto. Facciamo lungo la direzione X per adesso. Facciamo uno spostamento fisso di una unità lungo X. Bene, se noi vogliamo dire a Grasshopper, ok, adesso ripeti questa operazione, però non con il punto iniziale, con il punto che hai appena trovato. Quindi ripeti questa operazione. Una cosa che non ricordo se avevo mai detto di Grasshopper erano i gruppi visivi, cioè se selezionate più componenti o un componente, fate Ctrl G, vi escono queste aree colorate. L'avevo accennato? Sì, ok, scusate, è successo tanto tempo fa, non mi ricordo. Comunque, raggruppando questa operazione, che possiamo chiamare tranquillamente move point, io voglio poterla ripetere sul risultato che esce da qua. Per
senza avere altri tipi di componenti a disposizione, con solo quelli standard, tutto quello che posso fare è copiarmi, incollarmi questa roba e farlo un'altra volta. Se voglio proseguire, se dico ripetilo 10 volte questa cosa, allora dovrei teoricamente copiarmi, incollarmi 10 volte questa roba qua e andare avanti più o meno all'infinito. Ok? Dato che non è una cosa molto conveniente, diciamo, questo è l'equivalente di effettuare quello che è un ciclo for in programmazione. Se uno dice prendi un numero, sommagli due, poi sommagli due ancora, sommagli due ancora, 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 a un certo punto uno dice ok, facciamo un bel ciclo for, dice da 0 a tante volte quanto sono quelli in cui vuoi ripetere l'operazione, ripeti che cosa? Aggiungi 2 al tuo numero. In questo caso ripeti che cosa? Sposta il tuo punto ulteriormente di un'unità in direzione X. È chiaro che fino a quando alcune operazioni possono essere sintetizzate poi in quella che si dice una forma chiusa, cioè se io voglio spostare il punto 10 volte lungo X, il dato di spostamento è costante e quindi posso dire ok, facciamo una serie di 10 punti lungo x ed è assolutamente la stessa cosa. Però non sempre certe operazioni sono sintetizzabili in questa forma chiusa. E allora bisogna trovare un modo di far sì che questo tipo di operazione si possa fare all'interno di Grasshopper. E per fare questo ci sono i componenti di Anemone, che adesso andarlo a beccare tra tutti quelli che cominciano per A è una bella gara, però sono questi qui. I componenti di Anemone hanno diverse, diversi aspetti. Quello che ci interessa per adesso sono quelli classici, gli altri li possiamo eventualmente vedere verso la fine della giornata, però per il momento quelli che ci permettono di fare le nostre operazioni sono questi. E sono loop start e loop end. Adesso li prendiamo entrambi sul canvas di Grasshopper. Allora, cosa succede? Succede che normalmente, come vi ho spiegato, il flusso dei dati in Grasshopper viaggia sempre costantemente da sinistra a destra. Anemone costituisce l'eccezione perché vi permette di far ritornare il flusso dei dati indietro tramite queste due connessioni. Quindi, una volta che avete inserito Anemone all'interno del vostro canvas, la prima cosa da fare è connettere queste due parti, in modo tale da permettere ad Anemone di tornare indietro con i dati ottenuti alla fine di un calcolo e ricominciare da quelli. Allora, come funziona Anemone? Fondamentalmente qui avete N è il numero di ripetizioni che volete fare, quindi funziona esattamente come un ciclo for. Quindi per for i da 0 a tot è questo numero N qua. T è un trigger, cioè se volete resettare o fare ripartire il loop, quindi in questo caso potete inserire una serie di valori, la cosa più conveniente da inserire in questo momento potrebbe essere un bottone che di per sé, di default, emette sempre il valore false. Quando premete il bottone, emette il valore true una volta e poi torna false, quindi fa scattare fondamentalmente questo componente che riparte con il loop. Nell'n mettiamo un slider di interi, per adesso andiamo da 0 a 10 a 100, cioè da 0 a 100 con valore preimpostato di 10. Quindi non facciamo troppi loop all'inizio, soprattutto perché adesso vedrete quando si cominciano a fare queste cose bisogna sempre partire da un numero molto basso di cicli, perché le cose possono andare in maniera esponenziale. Anzi, anziché 10 stiamo a anche 3. Tanto per farvi un esempio, se vi ricordate,
la suddivisione di Kaplan-Clark, ogni suddivisione aumenta di 4 il numero delle facce, quindi già tipo con 3 suddivisioni fate 4 per 4, cioè numero n per 4 per 4 per 4. Quindi diciamo, le cose vanno avanti in maniera moltiplicativa. E se fate, diciamo, delle volte se fate già 10 step, 10 step in forma esponenziale vi possono far crashare tranquillamente il computer per mancanza di memoria. Dopodiché che cosa succede qua? D0, che compare sia nel loop start sia nel loop end, è uno dei parametri che potete fare inserire nel loop come valore iniziale da cui partire. Se vi avvicinate, se zoomate all'interfaccia quella con la possibilità di inserire i parametri, e quindi potete inserire anche più di un valore iniziale. Se inserite più di un valore iniziale, dopo vedremo aumentando il numero di parametri, dovete fare in modo di avere sempre lo stesso numero di parametri in ingresso e in uscita. Per adesso lasciate solo con di 0. Proviamo a implementare questa cosa qui dentro. Il loop end è il componente, diciamo, di fine loop, quindi tutto quello che succede all'interno di Anemone, diciamo, come collegamenti, deve partire da questi collegamenti, svolgersi qui e poi dopo uscire qui in questi collegamenti qua. Dopodiché qui avete il risultato in uscita, che può essere sia visualizzato mentre il loop viene eseguito oppure solo al termine del loop. Adesso facciamo questa cosa qua. Ci facciamo una copia del nostro punto e con il gumball la sposto leggermente in modo tale da differenziarla dall'altra serie di punti. Questo punto lo inseriamo come valore iniziale. Dopodiché ci possiamo proprio copiare questa mini catena di componenti. Ok, il punto entra qui. Da qui, in ingresso nel loop, ho inizialmente quello che ho inserito nel stesso nome corrispondente. Quindi questo parametro iniziale di 0 è il parametro che mi ritrovo qua. E lo collego al mio move, quindi il punto entra in D0, da D0 uscirà il punto che inserisco qui in move, e quindi ho la mia operazione move. Dopodiché inserisco il risultato della mia operazione qui in loop end in corrispondenza dello stesso parametro, e quindi vedete già che resettando il ciclo il punto comincia a muoversi, cioè loop end che cosa fa? Prende il nuovo punto, lo riporta indietro e lo fa riuscire sempre dalla stessa variabile qua. Quindi di 0, a seconda del numero di loop che stiamo, diciamo, dell'indice di quale ciclo stiamo eseguendo, a quale, diciamo, intervallo, porta fuori sempre il valore aggiornato di questo parametro. E qui in uscita, adesso mettiamo un point anche qua, qui in uscita ho il mio punto. Facciamo una cosa, spegniamo l'update, la visualizzazione di tutti questi, così vediamo solo il punto mentre si sposta. A questo punto, diciamo, visto che non succede nulla di strano, possiamo anche incrementare il numero di cicli. Quindi lui per 31 cicli, anzi 32 visto che parte da 0, lui porta avanti il mio punto. Quello che esce da C è un counter, cioè un contatore, che dice esattamente a quale numero di ciclo ci troviamo. E quindi lui porta avanti il punto a ogni iterazione, fa questo. Facciamo una roba qua. Per
giocato. Se appunto vi avvicinate al panel, potete anche settare un po' di parametri in modo tale da avere una visualizzazione un po' più decente. Ok. Bene, a questo punto possiamo cominciare a fare delle variazioni, ovvero anziché dargli sempre un vettore di spostamento costante, decidere che quel vettore di spostamento può cambiare anche lui ad ogni loop. Quindi, per far cambiare il vettore di spostamento, cosa ci serve? Ci serve una seconda variabile, perché dobbiamo aggiornare ad ogni ciclo anche il vettore e quindi inseriamo qui una nuova variabile. Vedete che Anemone diventa immediatamente rosso perché lui vuole che anche nel loop end sia implementato esattamente lo stesso numero e lo stesso nome di variabili. Quando andate a fare la stessa operazione di aggiungere un parametro al loop end, lui automaticamente ne aggiunge uno in ingresso del loop end e uno in uscita. Quindi uno per fare tornare indietro il valore aggiornato e uno per farlo uscire o mentre il loop si aggiorna o quando il loop è finito. A questo punto dobbiamo fare una cosa, dobbiamo portare fuori il nostro x, che è il nostro valore iniziale, farlo entrare dai parametri in ingresso e poi decidere che cosa fare all'interno con il vettore che avremo aggiornato ad ogni loop. Diciamo che appunto possiamo fare un vector rotate e prendiamo il nostro vettore, lo ruotiamo attorno all'asse Z, rimanendo nel piano, e inseriamo un valore per l'angolo. Per adesso mettiamo un valore costante. Facciamo pure qualcosa tra 0 e 1, tanto essendo in radianti il valore diciamo, verrà aggiornato, insomma si vedrà una rotazione, ci sarà una rotazione visibile. Poi il risultato di questa rotazione va sia a determinare quant'è lo spostamento, sia a uscire come dato dal mio loop, in modo tale da ritornare come valore aggiornato successivamente. Se vogliamo visualizzare questo vettore, possiamo anche utilizzare il nostro vector display extended e lo visualizziamo direttamente sul punto che si sposterà. Se adesso resettiamo il nostro loop, vedete che facendolo partire, ovviamente cosa succede? Succede che ad ogni iterazione del mio ciclo il vettore che parte come parallelo a x viene ruotato di questa quantità. Poi quello appena ruotato viene ruotato di nuovo della stessa quantità. Morale della storia, ho una rotazione costante e quindi produce un cerchio e a seconda di quanto basso o alto è l'angolo di rotazione, il raggio del cerchio sarà rispettivamente più alto o più basso. Vediamo di capire quanto o che tipo per esempio di traiettoria segue il nostro punto. Se andiamo su loop end, vedete che c'è un'etichetta in basso che dice constant output, è una delle possibili opzioni che abbiamo. Se fate clic col tasto destro nel mezzo del componente avete due possibilità di opzioni, una che è output after the last e se utilizzate questa output last e fate partire il loop non vedete nulla fino a che il counter non raggiunge l'ultima iterazione. All'ultima iterazione lui porterà fuori i dati finali. Se invece utilizzate record data si può
diciamo, sono due parametri indipendenti, non sono uno al posto dell'altro, quindi si può usare l'uno o l'altro, si possono attivare o disattivare l'uno o l'altro indifferentemente. Record Data vi permette di registrare tutti i dati ad ogni iterazione e farli uscire in sequenza. Togliamo Output Last per adesso, quindi lasciamo Constant and Record, in modo tale da vedere che i dati praticamente si costruiscono ad ogni iterazione. Quindi ad ogni iterazione io vedo sia il punto sia il vettore appena ruotato. Ora diamo un'occhiata a quello che succede qui in output. Praticamente Anemone crea un ramo di un data tree ad ogni iterazione. Non sempre i dati che escono hanno degli indici, dei rami così puliti. Quindi vedete che ci sono 32 rami, quindi da 0 a 31, esattamente quante iterazioni le abbiamo chiesto di fare. E in ognuna di queste posso vedere sia il punto sia il vettore che è uscito dal calcolo. Quindi Constant and Record mi permette di tenere traccia di questa traiettoria. Per adesso abbiamo utilizzato un angolo costante. Cosa succede se al posto di un angolo costante gli diciamo ok, a ogni iterazione aumenta leggermente questo angolo di rotazione? Come possiamo fare? Beh, quello che possiamo sfruttare è il counter. Siccome il counter aumenta ad ogni iterazione, possiamo dire semplicemente di moltiplicare questo counter per un valore anche molto basso. Tanto il counter aumenterà progressivamente. Quindi facciamo semplicemente una moltiplicazione del valore del counter per uno slider. Per adesso lo teniamo tra 0 e 1 per tenerlo un po' più basso. Quindi se ora vediamo cosa succede, chiaramente vedete che l'angolo comincia a diventare sempre più stretto. Se aumentiamo ancora si stringe, si dovrebbe stringere, proviamo. Se aumentate a sufficienza questo parametro, a un certo momento, diciamo, l'angolo finisce il giro. Quindi una volta che ha superato 2π greco riparte da un angolo più basso. Quindi il punto acquisisce queste traiettorie un po' strane. Se le volete vedere un po' meglio, possiamo fare un paio di cose. Cioè, anziché vedere, disattiviamo proprio questa. Oppure lo possiamo anche lasciare attivo, ma non importa. Siccome è un punto solo, posso anche utilizzare, per esempio, ho una curva. Una curva, però, una Nernst curve. O una interpolate curve. Però devo utilizzare un flatten in modo tale da avere i punti in sequenza. Oppure, diciamo,
possiamo tranquillamente utilizzare altri tipi di interpolazione, eccetera. Ora, questa cosa è molto più difficile di quelle precedenti, anzi è pressoché impossibile da cercare di rifare in forma chiusa, cioè generare questi punti con un'unica sequenza di componenti senza fare un processo di tipo iterativo. In questo modo vedete che, cioè, il numero di componenti che abbiamo usato è veramente ridicolo. Partendo da questo tipo di implementazione si possono fare una serie di cose molto interessanti dal punto di vista delle strategie, quindi tutte le strategie che richiedono fondamentalmente una implementazione di qualcosa che ha a che vedere con la variabile tempo, o tutti i processi che hanno a che vedere con la crescita, e quindi si impostano delle condizioni per fare un certo tipo di lavoro o altre cose. Ci sono delle parti che possono essere viste e utilizzate, non so, ci sono una serie di algoritmi che funzionano con questa cosa, tutti gli algoritmi di rilassamento possono essere reimplementati con questo tipo di lavoro, o di suddivisione, per esempio. Se volete vedere all'opera degli algoritmi di suddivisione, si può tranquillamente fare in modo di, per esempio, prendere un triangolo, suddividerlo in tre, ricostruire i triangoli e ripartire. Possiamo provare a farlo in diretta, quindi prendiamo un poligono, magari lo spostiamo, definiamo un punto sempre partendo dall'origine e poi ce lo spostiamo in modo tale da avercelo un po' più in qua. Il numero di lati lo imponiamo a 3, e il raggio da 0 a 100. Partiamo con qualcosa di grandino, perché verrà, insomma, si fa presto a fare delle suddivisioni. Sì? Mm-hmm. Ah sì, ok, qua sotto display, canvas widget, profiler. No, dipende dal tempo, dipende come è settato il profiler. Se tu vai su File Preferences, nel solver, no scusate, dov'è, nei widgets, in fondo ai widgets c'è profiler e c'è la soglia sopra la quale il profiler si attiva. Quindi quando tu non vedi il profiler significa che il tempo di esecuzione è sotto questa soglia. Infatti io il profiler ce l'ho attivato, però adesso stiamo facendo delle cose molto semplici che non richiedono un tempo di esecuzione alto. Quando il tempo di esecuzione supererà la mia soglia, io l'ho messa abbastanza bassa, cioè 5 millisecondi. Credo che di default sia 20. È sempre 5? Ah, ok. Se volete potete anche abbassare a 1. Infatti se l'abbasso a 1 vedi che immediatamente mi compare il profiler praticamente dappertutto. Sì? Sì, poi dipende appunto quante volte lo devi eseguire, perché dopo quando entra dentro Anemone una roba che supera il secondo, che deve essere eseguita ogni loop, inizia a diventare pesante. Allora, bene, rifacciamo da capo la catena, ok? Quindi loop start, loop end, connettiamo
E per adesso l'unica cosa che mettiamo in ingresso in D0 è il nostro poligono, che esce in forma di polilinea. Quindi, se vogliamo lavorare per suddivisioni iterative, significa che D0 dovrà sempre essere una polilinea, cioè suddivisioni, diciamo, stiamo imitando un processo di tipo ricorsivo con un'iterazione. Nei processi di tipo ricorsivo, diciamo, gli output devono essere esattamente della stessa natura degli input, perché altrimenti non è possibile applicare la stessa cosa a tutti. Allora, vediamo un secondo. Facciamo un numero di iterazioni massimo di 5 per adesso. E per adesso lo lasciamo a 1, giusto per vedere se e come funziona o no. Allora, che cosa fondamentalmente per suddividere questo oggetto e ricostruire le polilinee, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto trovare il centro di questa polilinea. Ok? Anche se ce l'abbiamo come punto iniziale, ricordatevi che i dati che passiamo sono solo polilinee, quindi una volta che siamo qui, la prima cosa da fare è trovare, possiamo trovarlo con un componente oppure trovarlo in altro modo, dato che comunque dobbiamo anche spezzare questa polilinea, per poi andare a ricostruire i tre triangoli a partire da due vertici e il centro. Quindi alla fine possiamo tranquillamente utilizzare un explode di questa polilinea. Explode ci dà i segmenti e ci dà i vertici. Ok? Quello che ci interessa sono i vertici. L'unica cosa, quando usate explode su una polilinea chiusa, i vertici sono sempre uno in più perché, come vi dicevo, l'ultimo è il primo ripetuto. Quindi possiamo eliminare l'ultimo utilizzando calindex, e calindex gli mettiamo l'indice a meno 1. In questo modo lui elimina l'ultimo elemento della lista. Questo non ci serve, lo possiamo spegnere, anche qui. A questo punto, per trovare il centro, possiamo usare average. Average funziona sia con i dati numerici sia con dati tipo vettori o punti. Quindi, utilizzando la media dei tre punti, troviamo il centroide del nostro triangolo. Adesso dobbiamo costruire le polilinee per ciascun triangolo. Quindi ci serve sicuramente il componente polyline. Solo che dobbiamo prendere, per esempio, il primo e secondo vertice e poi il centro, secondo, terzo vertice e poi il centro, terzo, quarto vertice e poi il centro. Vedete un pattern? Lo possiamo usare per mettere in comunicazione l'elemento di una lista con quello immediatamente successivo. Esatto, l'ha fatto praticamente tutto sabato scorso. Quindi utilizziamo shift list e con il wrap a true. E quindi possiamo fare un merge tra i punti successivi, e qui però dobbiamo fare un graph in modo tale sia qui che qui. Facendo attenzione ad una cosa però, dobbiamo fare in modo di avere delle coppie di punti e poi a queste coppie di punti inserire alla fine di ognuna delle liste sempre il centro, per poi andare a costruire le varie polilinee. Solo che attenzione ad una cosa, se andiamo a guardare dopo il graph il risultato o gli indici del data tree, vedete, soprattutto alla fine del merge, vedete che ci sono tre dati che hanno un indice in più. Quindi
Questo è l'effetto di shift list. Shift list per sua natura aggiunge un indice al data tree. Allora basta fare praticamente un, facciamo un simplify sia qua sia qua. Questo toglie tutti gli zeri ridondanti, tutte le costanti ridondanti, e quindi in pratica ha l'effetto di parificare gli indici del data tree, e quindi qui ci ritroviamo i nostri due segmenti. Qui, anche qui già predisponiamo sia un graph sia un simplify. Qui dobbiamo andare a mettere in centro, solo che dobbiamo metterlo per tutti e tre i lati. Quindi, siccome abbiamo tre componenti fondamentalmente, cioè tre lati da fare, dobbiamo ripetere il centro tre volte prima di inserirlo qua. Quindi utilizziamo un componente che è repeat data. Volendo potete usare anche duplicate data in questo caso. Qual è la differenza? La differenza è che repeat data ripete una sequenza fino alla lunghezza prestabilita. E quindi se... Sì? Quale, quale? Aspetta che metto le bifocals, facciamo così. Voilà. Scusate, ogni tanto mi dimentico perché... Comunque ricordatevi una cosa, il bifocals è l'equivalente delle ruotine quando imparate ad andare in bici. All'inizio vi aiutano, dopo un po' però vi impediscono di progredire. Quindi prima trovate il modo di abbandonarlo e fate uno sforzo in più per cercare di lavorare senza, meglio è. Ok, differenza tra repeat e duplicate. Repeat, se diciamo, avete un pattern che è fatto di tre elementi, ma gli dite la lunghezza è 8, lui farà 3, 3, 2 e si tronca alla lunghezza che gli date. Duplicate data ripete il pattern n volte, cioè quante volte gli dite di ripeterlo. Quindi per adesso diciamo, utilizziamo repeat data e gli mettiamo un valore di 3. E dopo inseriamo questo qui. L'ultima cosa da fare è dire che le nostre polilinee devono essere polilinee chiuse, così come il triangolo iniziale. Dopodiché cosa succede? Dopodiché possiamo, anzi, prima di passare le polilinee qua, facciamo un flatten in modo tale da convertirle ad una lista. Perché? Perché dopo uscirà una lista di polilinee da qua. E su quella lista di polilinee lui agirà per fare le suddivisioni successive. Quindi qui avete poi le varie curve, cioè tutte le curve finali a disposizione. Quindi vedete che già tipo con tre livelli di suddivisione ho 5 livelli di suddivisione, si va parecchio in su. Spengo un attimo qui per giusto per... Praticamente in 5 livelli di suddivisione siamo arrivati ad avere 729 curve, a partire da una sola curva.
bene, ti facciamo faccio un salvataggio prima. Così mi parte anche l'autosave. Una delle cose che si possono implementare, per esempio, è decidere di non suddividere sempre e comunque, ma decidere di suddividere solo in alcuni casi. Ci imporre una condizione per cui ho il mio oggetto, però decido a un certo momento se certe parti devono essere suddivise e quali e in che caso. Come posso fare? Intanto riabbassiamo questa roba a 1. Qui potete, per far ripartire il loop, o inseriamo il bottone come prima, fate anche doppio clic sul componente che ha lo stesso identico effetto. Reinserisco il mio button giusto per... Ok. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo, per esempio, prendere un altro punto, quindi mi copio quello dove ho il centro e me lo sposto in uno di questi quadranti qua. Quindi non lo tengo esattamente al centro, ma lo sposto da qualche parte. E quello che possiamo fargli fare è dire: ok, suddividi solo se suddividi un triangolo solo se il punto è all'interno di quel triangolo. Quindi dentro curve, in analysis, se non ricordo male, esatto, qua c'è un componente che si chiama point in curve. Allora, point in curve che cosa prende? Prende un punto, prende una curva e dice in uscita che tipo di relazione c'è tra il punto e la curva, cioè 0 significa che il punto è fuori dalla curva, 1 significa che è coincidente, il punto è esattamente sulla curva, 2 il punto è dentro la curva. Ovviamente si parla di curve chiuse per poter fare questo discorso. Allora, le curve che prendiamo sono le nostre curve qui, all'interno del loop. Quindi allargo un attimo il loop. Il punto è ovviamente questo. Quindi qui in uscita, per ogni curva, avrò un risultato che è o 0 o 1 o 2. Qui dobbiamo solo decidere se quando il punto è coincidente lo consideriamo ok per fare la suddivisione oppure lo ignoriamo. Comunque è una cosa semplice da poter fare come opzione, perché verifichiamo se il nostro numero è o maggiore o uguale di 1. Quindi se prendiamo il componente maggiore di, vedete che il componente maggiore di ha l'opzione maggiore o maggiore o uguale. Se come secondo termine di confronto mettiamo 1, quando usiamo questa, significa che se ignoriamo il fatto che il punto sia sul bordo, e quindi se il punto è sul bordo non suddividiamo. Se usiamo questa invece suddividiamo anche nel caso in cui sia sul bordo, secondo un caso molto marginale non fa molta differenza. Per adesso usiamo come discriminatore questo, cioè quello, il caso, utilizziamo solo il caso in cui il punto sia effettivamente all'interno della curva. E vedete che appunto nel caso 2, cioè punto interno, il valore diventa true. Quindi filtriamo queste polilinee qua con questo set di valori, true false. Allargo ancora un po', quindi dobbiamo usare un dispatch. Con questo pattern qui. E tutte le polilinee
che hanno esito true, le mando a fare questa procedura di suddivisione. Tutte le altre, quelle che escono da B, me le voglio portare dietro, comunque fino alla fine. Quindi come posso fare per riportare tutto qua? Beh, semplicemente uso merge. Quindi quello che esce dal mio dispatch in B, vedete che stringo un secondo lo visuale qua, queste sono quelle che arrivano dalla suddivisione, mettiamo un flat in uscita da merge, giusto per essere sicuri che la lista venga flattata. E vediamo cosa succede se aumento il numero di suddivisioni. Vedete che viene suddivisa solo la parte che coincide, cioè i triangoli all'interno del quale sta il punto. Quindi il fatto di usare in questo caso un dispatch o un criterio di selezione e poi un merge ci permette di portare qui anche di imitare praticamente il processo di record, perché in questo momento non abbiamo attivato il record ma ci stiamo comunque portando dietro anche curve dalla prima iterazione. Quindi se guardiamo tutte le curve che ci siamo portati dietro, in sostanza ci siamo portati dietro, tranne forse il triangolo iniziale, perché quello viene immediatamente suddiviso in tre, a partire dalla suddivisione in tre, anche questi due, che sarebbero usciti diciamo all'iterazione 1, vengono portati dietro fino all'iterazione appunto 5, dove mi porto dietro fino a questo. Però ho tutte le polilinee qui a disposizione. Tra l'altro non dovrebbero esserci sovrapposizioni, perché avendo suddiviso questa, vediamo, no, ci portiamo dietro anche questa, ci dovremmo portare dietro anche quella, no, ci portiamo dietro tutto, perché sì, alla fine ci portiamo dietro praticamente tutto quanto, dato che sì, anche il triangolo iniziale, perché anche se non viene suddiviso dopo va a finire qua. Se non vogliamo portarci dietro tutto quanto ma lasciare solo quello che passa attraverso le iterazioni, no, in realtà facendo così dopo escono fuori solo le parti suddivise, cioè anziché fare questo, cioè anziché mettere questo qua, dovremmo fare così per avere solo le parti suddivise. Perché in questo modo tutte le curve che non vengono suddivise vengono scartate. Questa tecnica di utilizzare il merge alla fine funziona anche come tecnica di record, cioè di registrazione, perché volendo potete, mandando un dato in uscita e riprendendolo nel loop, quando poi fate questo merge significa che continuate a registrare e a rimandare indietro i dati che avete prodotto mano a mano e a portarli diciamo nel vostro caso. Questo serve appunto nei casi di loop per poter fare un'estensione del discorso del record, cioè il record inevitabilmente porta fuori tutto quello che succede ad ogni iterazione, però se in alcune iterazioni volete fare una questione selettiva come questa,
e quindi non portare tutto o dividere selettivamente solo in alcuni casi, solo in alcune aree, eccetera, eccetera, allora ti conviene fare questo processo qua di utilizzare il merge in questo modo. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di altre tecniche iterative che potete utilizzare. Quello che interessa a noi però, dal punto di vista di questo discorso, è un discorso legato proprio alla implementazione di un processo di crescita, cioè presi degli oggetti, cominciare a metterli in un loop in modo tale che presi, uno dice ok, prendo questo, lo metto in corrispondenza dell'altro e comincio a farlo crescere. Allora, intanto salviamoci questo, dopo magari si possono vedere tutta una serie di altre tecniche se volete. Prima di chiudere il file, ricordatevi di disattivare il loop start di Anemone. Non solo spegnere, proprio disattivare, CTRL E oppure qui questo disable i componenti, perché altrimenti quando riaprite il file i loop partono tutti quelli che avete lasciato accesi, e quindi se avete dei loop anche abbastanza consistenti, vedete che a un certo momento cominciano a diventare consistenti, dopo le cose insomma diventano un po' problematiche o rischiano di diventare problematiche. Partiamo da un nuovo file su Grasshopper, invece in Rhino andate ad aprire l'Anemone Aggregation Basic, però solo il file di Rhino per adesso, non quello di Grasshopper. Dopo quello di Grasshopper lo guardiamo, però prima facciamo un po' di operazioni al volo. Allora, qui ci sono tre diversi tipi di componenti e funzionano tutti con la stessa logica che abbiamo visto quest'anno, cioè c'è una handle dove ho fondamentalmente un sender e non ho messo in maniera esplicita una handle di tipo receiver, perché fondamentalmente la ricaviamo a partire da questa, direttamente all'interno di Grasshopper. E in questo caso, anche se i componenti sono diversi, tutte le handle sono compatibili tra loro. E quindi non c'è, cioè per semplificazione, diciamo, possono essere solo aggregati in un modo, non questo e quello per esempio a 180 gradi, però possiamo anche implementare quel tipo di discorso. Vediamo come fare questo tipo di cosa, perché mi sono perso il top most tipo. Perché ho fatto un nuovo file. Vediamo come implementare questo discorso all'interno di Grasshopper. Su Rhino avete fino adesso lavorato con il sistema dei blocchi. Su Grasshopper c'è anche la possibilità di partire dal sistema dei blocchi, questo lo vediamo più avanti oggi, però intanto cominciamo a costruire questa cosa dentro Grasshopper pezzo per pezzo. Allora, come prima cosa partiamo da questo più semplice, per ora. Quindi cominciamo a portare dentro Grasshopper in modo separato le geometrie e le handles, quindi prendiamo un componente geometry generico, perché le geometrie potrebbero essere di qualsiasi natura, potrebbero essere superfici, solidi, mesh eccetera, o anche curve che vi volete portare dietro. E in questo caso per geometrie però vi consiglio di considerare solo le geometrie di tipo solido, superficiale, volumetrico, non linee o cose del genere. Quindi diciamo o volumi o mesh in generale, non one geometry, scusate, ho sbagliato, facciamo set multiple geometries e andate a selezionare
i solidi, evitando di prendere le handles, cioè le polline ad L, però il resto i solidi selezionateli tutti, ok? Spengo un attimo la preview di questo e in un componente invece curve andiamo a set multiple curves e ci andiamo a prendere invece esattamente le handles. Allora, piccola parentesi riguardo alle handles. Verificate sempre da Rhino col comando dir che la direzione sia questa. Il primo punto rappresenta l'asse X, il secondo punto l'origine e il terzo punto l'asse Y del piano che verrà creato. Esattamente la stessa procedura che avevamo fatto per Rhino, okay? Con la quale funzionava il comando orient handle che vi avevo passato. Perché qui abbiamo poi un componente che fa la stessa cosa, però la sequenza deve essere questa. Quindi verificate, cioè nel file è già stato verificato che sono tutte così. Se eventualmente volete usare questo tipo di workflow con i vostri componenti, ricordatevi di verificare questa cosa, altrimenti avete degli allineamenti che non ritornano. Allora, queste sono le nostre sender handles e questa è la nostra geometria. Allora, dentro a Frog Geometry dovreste trovarvi questo componente PLP, che è uno degli user object che vi ho fatto installare, e questo genera, a partire dalla polilinea, genera i piani. Che sono i corrispondenti dei sender planes che ci servono. L'operazione base su Grasshopper, che è l'equivalente di quella che avete usato fino adesso in Rhino, si chiama esattamente orient. E orient, facciamo una cosa, e bifocals on, orient vi chiede quale o quali geometrie volete orientare, qual è il piano iniziale di riferimento e qual è il piano finale di riferimento per l'orient. Quindi l'operazione è esattamente la stessa. Quindi possiamo utilizzare le nostre geometries, tutte quante. Il piano di riferimento, qui ne abbiamo tre a disposizione, quindi possiamo scegliere con un list item quale piano prendere. Per adesso lasciamo pure il list item con l'indice a 0. Allora, dove è andato a finire? C'è preimpostato come piano di target il piano 0xy, quindi se andate a vedere nel vostro file nell'origine vedrete che il vostro componente si è allineato con la handle esattamente al piano xy. In realtà noi vogliamo dargli dei piani target, ok? Come facciamo a definire i piani target? Allora, come abbiamo già visto, a partire da un piano sender il piano target è lo stesso, basta invertire la direzione della X. Così si inverte la Z in uscita dal piano, ok? Il piano sender ha la Z in uscita dal componente, il piano receiver ha la Z che entra verso il componente. Per fare questa cosa c'è dentro vector plane, c'è un componente che è flip plane, che ci permette di fare questa cosa. Allora, flip plane chiede dei piani in ingresso e quindi per adesso li andiamo a mettere tutti i sender in modo tale da generare un receiver in corrispondenza di ogni sender. Poi abbiamo delle opzioni di rovesciare la X, rovesciare la Y oppure scambiare gli assi. Per adesso di default questo qua di scambiare gli assi è settato a true e gli altri due a false.
qui dobbiamo settarla a false, quindi possiamo andare qui sotto swap axis, set boolean e andare a cliccare su false in modo tale da mettere, diciamo, l'opzione di default a false. Qui su x andiamo a mettere proprio un input true per esplicitare il fatto che stiamo facendo esattamente questa operazione. Da qui possiamo usare un altro list item per andare a selezionare quello che è il piano receive e andiamo a metterlo nel nostro B. Quindi vedete che la nostra operazione di orient ci permette di andare a fare l'orientamento del sender col receiver. In questo caso è esattamente lo stesso piano che va a orientare il componente su se stesso. Se noi utilizziamo degli slider di interi, possiamo andare a creare, a vedere cosa succede nelle nostre combinazioni di sender receiver. Quindi in questo caso abbiamo tre contatti tutti compatibili tra di loro, quindi andiamo da 0 a 2 sia in un caso sia nell'altro, e quindi potete vedere cosa succede cambiando receiver o rimanendo lo stesso receiver cambiare sender. E quindi potete sperimentare tutte le possibili combinazioni di orientamento di un componente sull'altro. Okay. Come teniamo conto di queste combinazioni? Allora, qui semplicemente, siccome il componente è di un tipo solo, l'unica cosa di cui ci serve tenere traccia è qual è la sender e qual è la receiver che stiamo usando. Tanto sono tutte compatibili tra loro. Sono tre, quindi andranno 0, 1, 2. Quindi il modo in cui scriviamo le nostre combinazioni, scusate che questo lo sposto un po' più in là, perché qui adesso andiamo a scriverci le nostre combinazioni. Per esempio, tutte le combinazioni possibili in questo caso sono 0, 0, 0, 1, 0, 2 e via così. 1, 0, 1, 1, si scrive 1 e 1, 2. Qui abbiamo tutte le nostre combinazioni possibili tra sender e receiver. E 2-2, scusate. 2-1, 2-2, 2-0, 2-1, 2-2. Mettiamo questo in multiline, in single line data, in modo tale che ogni combinazione occupa una riga, quindi diventa una lista. Come faccio da qui a ricavarmi gli indici? Utilizziamo un componente che si chiama split, non questo ma text split, text split mi permette di separare un testo a partire da un carattere, e quindi come carattere gli indico la virgola. Quello che succede in uscita è che vedete che al primo indice mi trovo il primo carattere e al secondo indice mi trovo il secondo. Quindi se io voglio vedere di tutta questa lista, vedete che sposto un attimo, provare una combinazione di tutta questa lista qua, posso usare qui in mezzo un list item per selezionare quale tra queste combinazioni mi vado a scegliere, e poi questa combinazione la passo nel text split
che mi dà i due indici rispettivamente di sender e receiver. Quindi con un solo slider qua, che in questo caso è uno slider da 0 a 8 praticamente, posso guardare, vedete qui nel panel come scorrono tutte le varie combinazioni. I due indici li trasferisco qui su questi due list item utilizzando un ulteriore list item. Cioè questi due indici che escono da text split li metto qui. List item, se vi ricordate, ha anche questo la zoomable interface. Quindi io posso far uscire contemporaneamente l'indice iesimo e iesimo più 1. Con i uguale 0 sono rispettivamente 0 e 1. Quindi questo va al sender, questo va al receiver. E quindi adesso spostando l'indice vedo tutte le possibili combinazioni di sender receiver del mio componente. Cioè posso ruotare tra tutte le possibili combinazioni. Chiaramente in questo caso l'ordine è un ordine puramente, diciamo, pseudo alfabetico, perché permette semplicemente di dire va bene, andiamo da zero in avanti con il sender, però volendo uno può anche cambiare l'ordine per diversi motivi, ordinarlo a seconda di direzionalità o cose varie, quindi dire se l'indice sta tra 0 e 3 ho tre combinazioni che mi permettono di espandermi, o due o tre combinazioni che mi permettono di espandermi sempre su un asse anziché un altro, eccetera. Adesso per semplicità poi adotteremo dei criteri abbastanza sbrigativi di scelta, tipo un random chooser che ci permette di permutare tra le varie possibili combinazioni. Però ovviamente all'interno di un progetto dopo uno dovrebbe trovare dei sistemi, diciamo, sempre più controllabili o dei criteri meno aleatori di scelta per permettere di avere sotto controllo che cosa può fare il sistema in certi casi. Chiaro, uno può anche lasciare random in maniera esplorativa e se trova delle configurazioni, delle combinazioni interessanti, vedere come ricostruire quella sequenza. Tra l'altro, appunto, da qui possiamo sempre ricavare la nostra sequenza. E quindi se utilizziamo questo sistema in modo generativo anche con una randomizzazione, alla fine dei diversi cicli di aggregazione possiamo andare a vedere quali sono le sequenze e magari andare a individuare quelle parti in cui ci sono delle sequenze importanti e ricostruire tutto il discorso. Cosa succede se vogliamo fare o mettere questa cosa all'interno di un processo iterativo? Cioè dirgli ok, questa è l'operazione base, se io voglio ripeterla, cioè una volta fatta questa tienimi in memoria questi due componenti e ricomincio con un nuovo componente e poi prosegui. C'è un'operazione che manca in questo senso, ovvero che è implicita qui, cioè il fatto che una volta preso un nuovo componente lui si va a orientare su un componente preesistente, perché parto da un unico oggetto. Quando ho due oggetti, diciamo che ho in questo caso questo e quello orientato, quindi ho un nuovo geometry qui. E ho quello che mi sono ereditato da qua. Quindi adesso la mia situazione di partenza è questa. La prima cosa che devo stabilire è su quale dei due provo ad attaccare il nuovo componente. Quindi, volendolo mettere in un'iterazione, la prima cosa da fare è un criterio che mi permetta di scegliere da dove cominciare per provare ad aggregare un componente. Poi faccio tutto questo tipo di operazione, poi ce n'è un'altra che adesso vediamo quando cominciano ad aumentare i componenti,
però c'è anche un altro tipo di discorso. Se andiamo a utilizzare Anemone, dobbiamo cominciare a tenere traccia di tutta una serie di geometrie, poi di tutte le sender handles associate a ciascuna geometria, perché quando sono in questa situazione devo poter avere a disposizione non solo le sender handles di quello iniziale, ma anche le sender handles nella nuova posizione di quello che ho appena orientato. No. Così come nella logica a blocchi di Rhino, quando fate un orient, non orientate solo le geometrie, orientate un blocco intero con anche tutte le handles, tutte le informazioni che vi servono per rifare l'operazione successivamente. Devo trovare una maniera di portarmi questa cosa in modo agevole all'interno dei main loop di Anemone. Per fare questo utilizziamo una tecnica che è quella di raggruppare i nostri oggetti, cioè utilizzare qui nei set, ci sono anche i groups che sono questi, che non mi ricordo mai dove stanno, scusate, sono in transform utilities, quindi non i set ma i gruppi, transform utilities, avete group. Group e ungroup. Allora, group fa esattamente quello che fa un'operazione di Rhino, cioè vi permette di mettere insieme una serie di oggetti, quindi qui possono essere anche di diversa natura. Alla fine quello che vi salta fuori è un gruppo, cioè un'entità che contiene quattro oggetti. Quindi questo è il mio gruppo delle geometrie. Io posso utilizzare questo gruppo al posto delle mie geometrie e al posto di questo. I gruppi, questa è una limitazione dei gruppi, possono contenere solo oggetti di natura geometrica. Quindi non potete inserire nei gruppi testi o altri valori numerici così come sono. C'è però un modo per... c'è un trick per reinserire valori numerici all'interno di un gruppo, cioè si usa una geometria con delle caratteristiche che hanno esattamente quel valore numerico, tipo una linea di lunghezza nota, e quindi dopo potete portarvi dietro anche una serie di valori. Solo che appunto questo è ok, ma quello che ci interessa è avere nel gruppo successivo, cioè in questo, anche le informazioni per poter rifare questo processo di orientamento in maniera iterativa. Quindi devo passare non solo la geometria, devo passare anche le handles. E quindi mi faccio un gruppo anche per le handles. E poi cosa faccio? Faccio un gruppo di tutti e due. Merge, sempre per avere le cose in ordine. Quando inserisco le cose in gruppo, le cose mantengono l'ordine con le quali io le ho passate. Quindi qui sia in orient sia di là passo tutte e due le cose, e quindi adesso anche nell'oggetto orientato vedo sbucare le mie polilinee che sono le handles. Quindi quello che io faccio è prendere la mia geometria, fare un gruppo con tutta la geometria, un gruppo con tutte le handles, le passo in ordine in modo tale che questo gruppo qua contiene due, i gruppi si possono annidare uno nell'altro, contiene due sottogruppi, uno con la geometria, uno con tutte le handles. Così cosa succede? Succede che la situazione che poi mi trovo all'interno di un loop non è questa, cioè dove io parto dalla geometria e dalle handles già separate. La situazione iniziale è questa, cioè mi arriva il nuovo componente sotto forma di gruppo. Quindi
vediamolo qua praticamente. Se io guardo cosa contiene questo oggetto qui, contiene un gruppo con due oggetti. Allora, cosa faccio? Faccio un ungroup, quindi comincio a scomporlo per andare a trovare gli oggetti che mi servono. Il primo ungroup mi dà i due sottogruppi. Il primo, quello all'indice 0, è quello con le geometrie. Il secondo, quello all'indice 1, è quello con le handles. Quindi in questo caso faccio di nuovo un list item. Sapendo che all'indice I 0 ho le mie geometrie e all'indice 1 ho tutte le mie handles. E quindi faccio di nuovo un ungroup. E qui ho le mie polilinee. Quindi a questo punto qui sono di nuovo in questa situazione qua. Quindi quello che faremo implementando il processo all'interno di Anemone è partire comprimendo tutta la nostra geometria iniziale in un gruppo e poi andando a decostruire questo processo. È un processo che inizialmente fatto per una cosa sola sembra eccessivamente complicato. In realtà dopo, sapendo che potete andare avanti tipo un numero n di volte, anche in automatico 3.000, 4.000, 5.000 iterazioni, costruirlo una volta per poi poterci sperimentare, lavorare sopra e costruirlo per bene vale la pena, anche perché al momento le informazioni che stiamo passando nel gruppo sono abbastanza semplici, cioè ho delle geometrie, ho le handles. Volendo, in questo gruppo e all'interno di questo merge io posso espandere e cominciare a inserire sempre più informazioni riguardanti il mio componente, le polilinee che riguardano tutto il diagramma topologico di circolazione, altri tipi di informazione distinguendo magari una certa serie di geometrie con altre cose, non so, ci possono essere delle geometrie che riguardano aree calpestabili o altri tipi di informazioni ancora che viaggiano attraverso la geometria. Virtualmente posso espandere questa lista di cose che io inserisco nel mio gruppo, o fondamentalmente sono delle caratteristiche dell'oggetto che sto creando. In modo tale da lavorare in questo modo, e ogni volta che poi faccio un'operazione mi porto dietro tutte queste caratteristiche e alla fine, quando ho, diciamo, il mio assemblaggio intero in uscita da Anemone, ho dei componenti che si sono portati dietro tutte le caratteristiche che io ho modellato qui all'interno. Allora, portiamoci da una parte questa costruzione dei gruppi qua, lasciamo su in alto, ci portiamo praticamente alla costruzione del gruppo, lasciamo in alto questa parte di orient, anzi facciamo solo una cosa, spegniamo solo le preview in modo tale da non avere disturbi visivi, lavoriamo per adesso solo su questa parte. Qual è la cosa successiva? Beh, intanto cominciamo a implementare questo discorso all'interno di Anemone, ok? Quindi facciamo un loop start e un loop end. Anche qui facciamo da 0 a 5 a 1000. Però ho lasciato la 5 per adesso. Mettiamo un button per il trigger.
e partiamo inserendo il nostro gruppo qui in D0. Questa è la nostra situazione iniziale. Ok. Allora, qui fuori cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo mentalmente metterci in una situazione in cui non è solo il primo ciclo, ma sono anche i cicli successivi, quindi avrò un componente che inizialmente è uno, però da qui uscirà successivamente sempre una lista di componenti. Quindi devo andare come prima cosa a decidere un criterio per selezionare da questa lista quale componente mi interessa. Per adesso facciamo una cosa molto semplice, prendiamo un list item e settiamo l'indice a meno 1 con il wrap attivato. Questo che cosa fa? Va a selezionare sempre l'ultimo, andrà ad aggiungere all'ultimo che abbiamo aggiunto al ciclo precedente. Nella condizione iniziale, siccome ho un solo elemento, seleziona quell'elemento. Però l'importante è che prendiamo un elemento solo e da questo cominciamo a andare a inserire, cioè andargli a inserire il nostro altro elemento. Quindi da qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a fare questa operazione di ungroup. Quindi il primo ungroup ci porta a livello dei due sottogruppi, geometria e handles. Da qui dobbiamo andare a prendere le handles, quindi possiamo o fare il nostro list item sdoppiato oppure inserire qua come indice 1 per andare a prendere solo il gruppo delle handles. E qui fuori facciamo un ungroup. Ok, queste che cosa sono sostanzialmente? Queste sono le potenziali receiver handles, cioè da qui devo andare a prendere le potenziali receiver handles, quindi mi vado a prendere il componente, anzi andiamo a prendercele da qui, ci copiamo questi, sia quello che converte le polilinee a un piano, sia quello che fondamentalmente fa il flip plane con già i nostri parametri settati e quindi trova i receiver planes. Quindi queste due ce le andiamo a portare qua sotto e andiamo a collegare queste. Quindi qui abbiamo i nostri receiver planes per i nostri componenti. Adesso dobbiamo andare a identificare il sender plane del nuovo componente. Il nuovo componente vai a trovare i suoi sender planes. Allora qui tutta questa roba fino a qua, fino al PLP, ce lo prendiamo e ce lo copiamo. E che cosa attacchiamo qua? Andiamo ad attaccare il gruppo, questo gruppo qua, ok? Perché tanto prendiamo sempre un'istanza del nostro componente iniziale, non importa dov'è come posizione nello spazio questo elemento di base, perché tanto andrà a prendere le sender handles da quel punto e le va a orientare nel target. Quindi abbiamo sempre il nostro componente che prendiamo e andiamo a orientare sempre nella nuova posizione. Quindi questi qui sono i nostri sender planes. Capito? E questi invece sono i receiver planes. Tutto chiaro fino adesso? No?
ditemelo se non è chiaro. Se volete che rifaccia, tanto salvo questo. Se qualche parte che non è chiara, ditemela subito. Questo si collega al gruppo iniziale, quello fuori dal loop, quello che abbiamo costruito a partire dalla geometria inline. La logica comunque è questa, la ripeto brevemente, scorrendo da qua. Allora, per fare, diciamo, implementare una logica iterativa più solida e più resiliente anche in termini, più robusta in termini proprio di implementazioni successive, anche se adesso magari per questo caso particolarmente semplice potremmo anche non averne bisogno, è bene cominciare a implementare il processo in modo tale da lavorare in maniera modulare e a pacchetti, perché dopo, anche se inizialmente può sembrare un po' più complicata perché ci vuole un po' più di tempo a implementarla, dopo è più semplice logicamente. Allora, logicamente cosa succede? Creiamo un pacchetto, un gruppo, con tutte le caratteristiche del nostro componente, geometria e handles. Eventuali altre caratteristiche vanno a finire nello stesso pacchetto. Quel pacchetto è questo, questo gruppo qua. All'interno di questo pacchetto facciamo due sottopacchetti, uno che contiene solo geometrie e uno che contiene solo handles. Questo perché? Perché all'interno di un gruppo le cose vengono memorizzate come delle liste. Quindi se io metto tutto insieme, se io metto le cose insieme, ve lo faccio vedere solo come prova, giusto per farvi capire cosa succede. Se io non distingo in questo modo, cosa succede? Succede che nel gruppo va a finire tutto insieme e o mi ricordo quante sono le geometrie e quindi per trovare le handles devo dire una volta che ho fatto ungroup, una volta che faccio ungroup, quello che viene fuori è la lista esattamente così come l'ho inserita. Quindi se io da questo ungroup voglio andare a ritrovarmi solo le handles, queste qua, mi devo ricordare quante sono queste geometrie e quindi andare a pescare o splittare la lista qui e dire questa parte qui sono le geometrie, questa parte qui sono queste. Adesso in questo momento si potrebbe fare anche in questo modo, però quando poi le caratteristiche cominciano ad aumentare e cominciano a diventare per ogni componente, magari un componente ha 3 handles e 4 geometrie, un altro ha 3 geometrie e 8 handles, un altro ha dei valori ancora diversi, quando si comincia ad arrivare qui dentro comincia a diventare sempre più complicato dare dei valori specifici per dire ok, se è quel componente lì allora splitta la lista qua, se è quel componente là splitta la lista invece là. Invece andando per pacchetti io so che tutti i componenti hanno all'interno del gruppo generale lo stesso identico numero e sequenza di pacchetti, geometria, handles, eventuali altri dati, però ognuno diviso per pacchetto, cioè faccio in modo di generalizzare la costruzione di questi oggetti qua, di questi pacchetti qui, in modo tale che ogni oggetto sia strutturato sempre allo stesso modo. Poi all'interno della struttura ognuno può avere un numero di parametri diversi, però se trovo un modo di generalizzare la struttura è meglio, perché così posso rendere il processo più aperto e più adattabile. Quindi anziché fare un gruppo solo, perché appunto come vedete diventa un po' più complicato andare a riprendere delle cose, passiamo dei gruppi annidati, anche se come processo e soprattutto come catena di componenti la cosa diventa un po' più visivamente lunga, però dal punto di vista logico funziona molto meglio. Quindi creo il mio pacchetto, lo porto dentro Anemone, poi dentro Anemone cosa succede? Qui succederà qualcosa quando magari cominciamo a fare tutta una serie di assemblaggi eccetera. Seleziono l'oggetto di destinazione, che è un pacchetto. Lo spacchetto per andare a prendere i piani
sui quali lui può ricevere degli oggetti, i miei receiver planes, e dentro, non è dentro il loop, ma questo è praticamente come se fosse fuori, perché tanto lo faccio una volta sola, spacchetto il mio oggetto sorgente, che è lo stesso che a ogni iterazione prendo e vado a cercare di assemblare all'interno del mio loop, ok? Quindi i sender planes vengono sempre dal pacchetto iniziale, perché il pacchetto iniziale, cioè quando faccio l'orient, non importa da dove lo faccio, l'importante è dove arrivo. Quindi parto sempre dal pacchetto iniziale per prendere i sender, e sono sempre questi. Infatti non, anche se sono posizionati qui, il loop non ha effetto su questa roba. Questi invece dipendono da quale scelgo man mano che vado avanti. Poi che cosa succede? Succede che devo fare il mio orient, quindi l'operazione principe, diciamo così, principale è orient. E che cosa oriento? Beh, devo orientare questo gruppo qua, sempre il mio pacchetto iniziale, da dove a questo punto devo trovare un criterio per selezionare quale tra questi sender planes e quale tra questi receiver planes io vado ad inserire e vado a utilizzare. Come faccio a farlo? Beh, l'abbiamo fatto prima, no? Noi possiamo tranquillamente copiarci tutta questa roba qua. Faccio un gruppo per delimitare le cose che ci copiamo. Quindi tutta questa catena, con, a partire dal panel, con tutte le combinazioni. List item con l'indice. Split text. O se preferite la possiamo ricostruire, però ci copiamo solo il panel con le combinazioni. La ricostruiamo così la rivediamo un'altra volta. Tanto non è una roba lunghissima. Allora, copiamoci solo il panel, che contiene tutte le nostre combinazioni possibili. Ce lo portiamo qui sotto. Allora, prima di tutto ci serve un list item per andare a scegliere quale tra queste utilizzeremo. Allora, come possiamo, che tipo di criterio di scelta possiamo utilizzare? Per adesso facciamo una cosa semplicissima, cioè utilizziamo come indice di scelta il counter del nostro loop di anemone. Quindi se io vado a collegare il counter qui all'indice I, quindi al ciclo 0 sceglierà quello che c'è alla riga 0, al ciclo 1, eccetera, eccetera. Se vado oltre l'indice 8, siccome lo wrap attivato, lui riparte da 0. Quindi io posso andare avanti anche all'infinito con i miei loop. Lui farà tutto il ciclo all'interno di questo panel, ricominciando ciclicamente ogni volta. Per adesso, diciamo, teniamoci questo criterio stupido, semplice, giusto per far capire come si svolgono le cose. Poi possiamo, lo andiamo a modificare, lo andiamo a cambiare. Allora, abbiamo la nostra combinazione attuale, che è 00, sempre in sequenza sender-receiver. Quindi questa è la nostra, diciamo, sono le SR permutation. Sono tutte le permutazioni possibili tra sender e receiver. Utilizziamo il nostro split text, e come carattere di split utilizziamo la virgola. Chiaramente, se decidete di utilizzare un modo diverso di indicizzare queste cose, non con la virgola ma con un altro carattere, in text split dovete mettere quel carattere, perché split, diciamo,
trova questo carattere e poi dopo divide la stringa con tutto ciò che sta a sinistra e tutto ciò che sta a destra di quel carattere. Quindi se utilizzate il punto, mettete il punto, se utilizzate una barra, mettete la barra, ok? Allora, in uscita da text split, come vedevamo prima, ho i miei due indici messi in lista, questa volta. All'indice 0 ho il sender, all'indice 1 ho il receiver. Perciò, prendiamo un list item che ci permette fondamentalmente di far uscire il sender, l'indice del sender da qua e l'indice del receiver da qua. Ok? Facciamo un paio di annotazioni. Questo è il sender index. E questo è il receiver index. Ok. Quindi qua facciamo i nostri due list item per andare a selezionare rispettivamente sender e receiver plane. Qui abbiamo i sender planes e quindi connetto il sender index. Qui altro list item. Qui abbiamo i receiver planes e quindi andiamo a collegare il receiver index. Quindi questi sono i curioso che non faccio. Ah, ok. Ah, perché questo. Ok, questo è il bifocals. Fare in altro modo. Ho capito come fare il backup, va bene. Va bene, facciamo così. Ok, questo è il sender plane. E questo è il receiver plane. Quindi spostiamo un attimo in qua, il receiver plane è quello che va in B e il sender plane è quello che va in A, nel nostro orient, ok? Adesso, prima di uscire da qui, quello che dobbiamo fare è andare ad aggiungere questo nuovo componente alla lista di quelli che sono stati già assemblati, quindi tutti quelli che escono qui da B0. Quindi alla fine di tutto questo utilizzo un merge e inserisco questi elementi qui e gli accodo l'elemento che abbiamo appena aggiunto. E facciamo una bella cosa, cioè facciamo facciamo un flutter in ingresso qua e un flutter in uscita qua e dovremmo essere a posto.
direi di sì, perché se fate ripartire il vostro loop, vedete che il loop crea il vostro oggetto. E se incrementate il numero di iterazioni, vengono creati più oggetti. C'è solo un piccolo problema, cioè non tiene conto del fatto se gli oggetti si stanno compenetrando o meno. Insomma, non fa nessun tipo di check sul fatto che la connessione che lui ha scelto sia o meno compatibile da questo punto di vista, perché non gli abbiamo detto niente a riguardo del fatto che, ok, se ci sono delle collisioni tra l'oggetto che hai appena inserito e tutto il resto degli oggetti, non metterlo, ma prova da qualche altra parte. Questo è quello che cominciamo, è quello che faremo nella metà successiva della mattinata. Adesso facciamo un quarto d'ora di pausa e riprendiamo tra poco.
Ok, allora riprendiamo da questo punto qua. Come prima mi ha fatto notare, se guardate i listati group, c'è anche un componente che però è un container, quindi questo componente crea un gruppo, questo componente contiene dei gruppi, quindi se utilizzate questo non sta creando un nuovo gruppo a partire da questi due, ma siccome questi due sono già dei gruppi, qui vengono semplicemente inseriti per poter essere trasportati da qualche parte, ok? Quindi per adesso lo lasciamo lì, ma disattivato così. Allora, il problema da affrontare in questo momento è semplicemente quello di evitare che succedano queste compenetrazioni, ovvero fare quello che si dice un collision check. Cioè, fino a questa operazione tutto ok. Scegli i piani, scegli i componenti, scegli i piani, orienta. Dopodiché, prima di andarlo a inserire nel resto del nostro assemblaggio, dici ok, non così in fretta ragazzi, facciamo prima un check se effettivamente tu puoi stare dove ti ho messo oppure se ti stai scontrando con qualcun altro. Per fare questa cosa e anche per sveltire un po' le operazioni, dobbiamo prima però fare qualcosa dal punto di vista della geometria. Intanto riporto, diciamo, il mio loop indietro a un numero di iterazioni minimo, giusto per evitare che riparta ogni volta, perché ogni volta che c'è un cambiamento nelle variabili di ingresso il loop riparte, ok? Allora, le geometrie che stiamo utilizzando in questo momento sono geometrie di tipo NURBS, e se vanno bene dal punto di vista della definizione di certi dettagli, dal punto di vista del calcolo o del processare le cose potrebbero non essere ideali, soprattutto per quanto riguarda questa cosa dei collision check. Morale della favola, dobbiamo cercare di convertire tutte le nostre geometrie a mesh. Allora, possiamo farlo in due modi. C'è il componente mesh di wrap che ci permette di settare una serie di opzioni da qui, che sono le stesse che dovreste settare quando utilizzate per esempio il comando mesh dentro Rhino. Convertire una B-Rep a una mesh lui vi dà opzioni per densità di faccia, adattamento alla curvatura, cose di questo genere. Qui va visto caso per caso. Quando avete delle geometrie così semplici, pannelli, box, like, eccetera, potete utilizzare un altro componente che è Simple Mesh. Simple Mesh cercherà di farvi la mesh più semplice possibile, e anche se magari potete perdere qualche caratteristica di curvatura, se nel vostro caso Simple Mesh vi dà una riproduzione, adesso spengo un attimo tutta questa roba qua, giusto per vedere cosa succede tra la geometria NURBS, che è questa, e Simple Mesh, che è questa. Faccio solo un bake raggruppato, giusto per confrontare le due cose. Bisogna verificare che la geometria che vi dà Simple Mesh sia sufficientemente fedele all'originale. E nel nostro caso, diciamo nel caso di questo componente, è ok. Se per caso invece il Simple Mesh dovesse fare dei casini, allora bisogna utilizzare una mesh. La stessa cosa più o meno è se provate a mettere una qualunque geometria di superficie dentro il componente mesh. Lui fa quello che si definisce un casting, cioè prova a costringere le B-Rep a diventare delle mesh. Quindi
fa lo stesso processo di conversione di questo, però con dei parametri impostati già di tipo standard. La differenza la potete vedere se attivate la visualizzazione degli edge della mesh. Quindi mesh nel nostro caso crea qualche faccia in più anche sulle superfici planari. Simple mesh proprio fa una faccia unica su ogni superficie in cui lui può definire quattro vertici. Se posso vedere quattro vertici o tre vertici, bene, gli faccio una faccia e buonanotte. Quindi nel nostro caso Simple Mesh funziona e ci teniamo Simple Mesh. Questo non mi serve. Quindi qui nelle geometrie, questi li portiamo sopra e li disattivo. Nelle geometrie del nostro gruppo qua, anziché inserire queste, inserisco queste mesh qua. Prima di andarle a inserire, facciamo un altro paio di cose che ci permettono di velocizzare ulteriormente il processo. Facciamo un mesh join in modo tale che tutte queste mesh, che possono essere più di una, che costituiscono il nostro componente, diventano una unica. E poi facciamo un'altra cosa che è Unify Mesh Normals. Ok, quindi tutta questa roba qua, diciamo che Mesh Join e Unify Mesh Normals vanno fatte indipendentemente da quale metodo di meshing decidete di usare. Quindi se vi funziona Simple Mesh, tanto meglio. Se non vi funziona Mesh e se Mesh va bene, ok, se no, se volete avere più opzioni di raffinamento, Mesh B-Rep, settando le opzioni, tutti i vari settings. Indipendentemente da quale di questi tre decidete di usare, dopodiché passate attraverso Mesh Join e Mesh Unify Normals. L'uscita di Mesh Unify Normals è quello che andiamo a mettere nel nostro gruppo della geometria. Questo perché? Perché per determinare le collisioni utilizziamo un sistema che fa affidamento sulle mesh, perché il calcolo delle collisioni sulle mesh è molto ma molto più veloce, ma proprio incredibilmente più veloce. E se adesso diciamo fate un... sì, sono andato un po' a fiducia qua. Se provate anche a fare questa operazione qua, adesso ne fate un po' troppe, però diciamo... Lui va anche abbastanza più veloce solo nel loop di anemone di per sé. Adesso riportiamolo a zero. Allora, una volta che abbiamo convertito le nostre geometrie a mesh, che cosa succede? Succede che dobbiamo verificare se questo oggetto e questo oggetto qua, questi oggetti qua anzi, vanno in conflitto, in collisione, e utilizziamo un componente che si chiama appunto collision, e vedete che ce ne sono un paio: collision one many, collision many many. Quello che ci interessa è one many, cioè un componente con tutta una serie di altri. Come collider object utilizziamo il componente che abbiamo appena inserito. Come ostacoli, cioè vedere con quali il nostro sistema si va a collidere, il nostro oggetto va a collidere, dobbiamo mettere tutti gli altri ma con un'avvertenza. Cioè qual è uno dei problemi di questo componente di collision? È che anche due facce combacianti vengono visti come una collisione. Quindi, per esempio, in questo caso, cioè in qualunque orientamento che noi facciamo, siccome va a mettere due facce in coincidenza, di per sé verrebbe visto anche quello come una collisione. Per evitare questa cosa, si possono usare
due o tre metodi diversi che possono funzionare bene o meno a seconda dei casi. Quello più veloce che funziona meglio nella maggior parte dei casi è quando faccio questo controllo, escludo da qui proprio il componente al quale io mi vado ad agganciare, perché tanto so che con quel componente non c'è conflitto. E se ci fosse conflitto, cioè se io vedo quando faccio le prove di combinazione tra due componenti, o lo stesso componente con se stesso, o due componenti di tipo diverso, quando in pratica vado a stilare questo catalogo delle permutazioni possibili, da qui tolgo in anticipo tutte le permutazioni che mi danno dei risultati, diciamo, problematici, non desiderabili, impossibili. Quindi questa lista dovrebbe essere già filtrata in anticipo di tutte le combinazioni che io non voglio. E quindi tutti i casi, per esempio, di compenetrazione tra componenti, quando faccio le prove uno con l'altro, dovrebbero già essere stati eliminati da qua. Quindi io posso tranquillamente, nel controllo della collisione, escludere il componente al quale mi aggancio. Così io ho il mio componente nella sua posizione, quella che dovrebbe essere quella finale, più tutti gli altri, perché tanto so che con quello in cui mi vado ad agganciare non ci sono conflitti. Però in questo modo evito il falso positivo del conflitto per effettivo aggancio, cioè di faccia contro faccia. Allora, come facciamo? Andiamo a escludere da qui, quindi qui dobbiamo prendere praticamente tutto quello che è in uscita da qua, da D0, cioè il progressivo aumento dei componenti, cioè se vado a implementare il mio loop, se vado a 10, praticamente da qui escono praticamente tutti i componenti, la lista dei componenti che ho fatto fino a questo momento. Da questa lista vado a togliere con cal index, vado a togliere l'ultimo, perché l'ultimo è, oppure anzi vado a togliere l'indice, esattamente l'indice che io ho scelto qua. Ok, questo indice, che adesso è meno 1, mi dice a quale componente io sto tentando di agganciarmi. Quindi se per caso io cambio questo indice qua, questo indice che va a pescare questo componente deve essere esattamente lo stesso che io vado a togliere dalla lista per fare questa, per fare la mia verifica. Quindi la lista che esce da D0 la vado a mettere qui all'interno. Questa lista depurata del componente al quale io mi voglio agganciare la vado a inserire qui dentro Collision One to Many. Ah, giusto, non così in fretta, ragazzo, nel senso che anche qui dentro non devo inserire il. Non posso inserire un gruppo, devo inserire le geometrie. E quindi a partire da questo devo andare a fare i miei ungroup. E andare a prendere solo le geometrie. Sono quelle all'indice 0 e andare a spacchettare le geometrie in modo tale da ottenere le mie mesh. Qui in uscita ho le mie mesh, faccio un flatten in modo tale da dargli una lista. Ah, anche questo, il collider, ha sempre lo stesso problema. Però siccome del collider abbiamo già praticamente qui, rifacciamo l'ungroup, qui abbiamo, ma rifacciamolo da qua che è più semplice. Quindi ci servono praticamente le geometrie del nostro collider.
Quindi praticamente questi tre componenti li andiamo a fare anche per questo. E qui ci dice se c'è stata collisione o meno. Allora, in questo caso che cosa utilizziamo? Alla fine utilizziamo un dispatch con il nostro gruppo e come pattern utilizziamo l'inverso, cioè utilizziamo un NOT, l'inverso della collisione, cioè se non c'è stata collisione, aggiungilo. Quindi se non c'è stata collisione, il NOT lo porta a true, quindi da A mi esce l'oggetto nel caso di non collisione, e allora lo posso aggiungere al mio assemblaggio. Nel caso ci sia venga rilevata una collisione, cosa succede? Succede che l'oggetto esce da B, però B non è collegato a nulla e quindi l'oggetto si perde e passo al ciclo successivo. Se adesso riproviamo a fare il nostro gruppo, vedete che non tutti gli oggetti vengono depositati, anche se aumentiamo. Vedete, lui sta facendo praticamente, sta attraverso la variabile dell'indice del ciclo, attraverso il counter, lui sta permutando in giro per questa lista qua. E poi verifica se gli oggetti hanno una collisione o meno. E dopo li va a inserire qua. Quindi qui in uscita abbiamo tutti i nostri groups. E questa volta non c'è più compenetrazione. Se volete vedere i tentativi che lui fa all'interno dell'oggetto, basta accendere questo componente. Quindi anche qui possiamo mettere tipo un custom preview giusto per distinguerlo, per esempio. Quindi possiamo spegnere questo e lasciare il custom preview, giusto per vedere che non sempre i tentativi vanno a buon fine. Quindi ogni tanto si vede alcuni punti nei quali lui si lascia indietro un componente perché evidentemente ha causato delle collisioni. Sì? Allora, qui quello che posso fare è fare un bake di queste geometrie, queste sono praticamente delle mesh, tutte, cioè sono dei gruppi, quelli che abbiamo in uscita, quindi spengo un attimo qua, possiamo fare un bake, sceglierci un layer, adesso facciamolo pure su questo layer qua. Li raggruppo perché così li posso selezionare tutti insieme e spostare. Quindi facendo il bake, mi ha fatto il bake di tutti. Ah sì, però me li ha tenuti separati. Va bene, a posto, non c'è problema.
siamo una roba del genere, perché essendo gruppi lui praticamente fa il bake di tutti i gruppi già come gruppo, cioè ognuno di questi è un gruppo. Però fondamentalmente facendo il bake dopo li posso andare a recuperare tutti su Rhyme. Adesso in questo modo è un po' ah, perché questo praticamente ha fatto un gruppo unico. Allora, niente, facendo un gruppo unico possiamo fare anche direttamente così. Anche se li manda separati. Praticamente li posso selezionare, l'unica cosa che devo stare attento a selezionare è. Ok, questo ha preso come mesh. Ok, perché questo è il componente originario, devo stare attento a non spostare il componente originario, perché altrimenti riparte tutto quanto. Adesso facciamo anche una cosa per evitare che questo succeda. Quindi una volta che fai il bake, questi sono tutti i gruppi che poi ti ritrovi su Rhyme. Adesso posso anche, per esempio, spegnere l'output di Grasshopper completamente. E questo è quello che ti ritrovi in Rhyme. Il render prende anche le custom preview di Grasshopper, quindi te lo vedi due volte per quello. Dopo ci sono anche le curve, che sono le handle, che si sono portate dietro i vari gruppi. Però insomma, si può vedere che tutto l'assemblaggio è rimasto coerente, quindi ha fatto tutto il suo lavoro. Adesso questo per esempio cancello. Allora, ecco, per esempio, per evitare che succeda questa roba, questo è rimasto di chissà chi, non si sa, è rimasto da qualche gruppo, va bene. Per evitare che succeda questa cosa, cioè che dopo le cose si vanno a sovrapporre, prima di entrare nel loop, tanto il resto delle cose va bene così com'è, cioè andare a recuperare le handles, orientare la geometria, va bene dal componente sorgente, però prima di entrare qui possiamo spostare il nostro oggetto, recupero la preview, disattivo il loop e ce lo spostiamo per esempio da qualche parte. X. E me lo sposto, insomma, me lo sposto molto di più a sinistra, tipo, intanto mi si scombina la tastiera. Un po' troppo, facciamo meno 500. In modo tale che quando poi facciamo ripartire il loop, lui adesso parte in quella condizione là. Quindi lui fa tutte le sue cose, si sviluppa, fa tutti i suoi calcoli e non dobbiamo più preoccuparci di interferenze con il componente originario. Adesso la parte più complicata in questo senso, insomma, questa era la parte facile. La parte complicata è andare a intervenire su quelli che sono i criteri di scelta. Perché in questo momento, diciamo, abbiamo usato dei criteri estremamente semplificativi, ovvero quando cresci, cresci a partire da dove? Dall'ultimo, sempre.
però ne abbiamo un numero diverso, cioè qui ovviamente la crescita può avvenire in questo caso solo uno alla volta e comunque bisogna fare questo tipo di lavoro una alla volta perché c'è sempre da fare questo controllo di collisione tra uno e gli altri. Se volessimo crescere da tre punti in contemporanea, potrebbe comunque essere che quei tre punti sono fatti in modo tale che i tre nuovi componenti che aggiungiamo sono in compenetrazione uno con l'altro. E non abbiamo modo di vedere questa cosa se invece non facciamo un componente alla volta e diciamo ok, mettine uno, poi verifica se c'è la collisione, se non c'è lascialo, se no vai pure avanti. E quindi bisogna procedere sempre in modo sequenziale. Allora, come cambiare questo? Ci vuole un criterio che ci dica un indice, che alla fine ci ricavi un indice per andare a pescare nella lista dei nostri oggetti. Cioè, riporto questa a 10 perché se riparte il loop almeno si ferma presto. Allora, un criterio potrebbe essere semplicemente quello di usare un random, ma giusto per far vedere la generazione di un indice diverso. Io sconsiglio sempre di utilizzare criteri di tipo randomico all'interno di un processo di progetto perché non avete nessun controllo su quello che è la variazione del progetto. Cioè, se sapete che certi criteri danno certi risultati, se questi criteri sono stabili, potete stabilire anche una mappatura abbastanza precisa delle condizioni, cioè con i parametri settati in un certo modo il progetto produce un risultato. Se cambio leggermente i parametri mi sposto di un po' all'interno di questo spazio delle fasi. Il random è una specie di teletrasporto casuale all'interno di questo spazio delle fasi. Siete in un punto di questo spazio per cui il progetto ha una certa espressione, fate mezzo passo a sinistra e vi ritrovate non sapete dove, non sapete perché. Quindi purtroppo diciamo random va benissimo per testare per esempio la solidità di un algoritmo, di un processo, così guardo se continua a funzionare nelle condizioni più disparate possibile, però come strumento di progettazione è fondamentalmente complicato da gestire. E il più delle volte diciamo, vi porta fuori strada, nel senso che uno confonde questo effetto di serendipity delle cose che vengono fuori casualmente con ho generato qualcosa, no? Che nel senso hai demandato qualsiasi forma di controllo a uno che lancia dei dadi, questo è più o meno quello che succede. Però adesso lo utilizziamo appunto per verificare cosa succede in un criterio di scelta che non ha un indice fisso ma un indice che può cambiare. Allora, come generare questo numero random? Praticamente di base genera un numero tra 0 e 1, però nelle opzioni ha la possibilità di generare degli interi. N è il numero di valori che lui genera e in questo caso gli lasciamo generare un solo numero. Questo è il range nel quale random deve operare. E quindi il range qual è? Il range deve essere qualcosa che tiene conto di quanti componenti io ho nel mio assemblaggio. Siccome questo numero può cambiare, lo devo ricavare in maniera implicita. Quindi da questa lista uso un list length cosa che mi permette anche, per esempio, di tenere traccia non solo di quanti loop sono passati, questi praticamente sono le iterazioni, ma anche di quanti componenti ho depositato fino a quel momento. Quindi mi posso tenere un display collegato a questa list length che mi dice quanti componenti fino a questo momento io ho settato. Ok, allora il range è un range di indici questa volta. Se io ho 9 componenti, il mio range deve andare da 0 a 8. Deve poter generare un indice che va da 0 a 8. Quindi
di fianco a questa list length mettiamo un meno 1 in modo tale che questo componente va a generare un numero, per esempio in questo caso proprio tra 0 e 8. Cioè, se io gli do un numero in un range, lui assume che l'inizio del dominio in cui generarlo è 0, quindi va da 0 a quel numero, cosa che per noi è conveniente perché è comunque lo stesso dominio di qualsiasi indice. E adesso possiamo provare a utilizzare questo. Guardate che facciamo una bella roba. Espando un attimo questo spazio qua in modo tale da vedere le cose con un minimo in più di chiarezza. Ok, allora qui c'è la selezione del nostro elemento, l'indice che era prima meno 1 e questo che è il nuovo indice qua. Quindi questa roba la dobbiamo mettere sia qui nel list item sia nell'altro punto in cui va a finire il nostro meno 1. Quindi per fare questo facciamo un rerouting dei cavi, quindi Ctrl Shift premuti, vedete che viene fuori quella freccina e facciamo questo in modo tale che l'indice che viene fuori da qua dopo va a finire sia nella scelta dell'item sia anche nell'item che devo togliere per fare il collision check. Se volete verificare potete attaccare un panel fuori dal random per vedere che indici sta generando, se effettivamente sta generando tutti indici diversi. Vedete che fino a quando in realtà sta andando in maniera quasi sequenziale, perché fino a quando non cambia, diciamo, il numero di elementi, il random, siccome è una generazione pseudo random, cioè la true randomness esiste solo in un caso, è il decadimento di un isotopo o qualcosa, cioè, che ha a che vedere con una variabile fisica. Nei computer è un algoritmo che genera dei numeri, delle sequenze in modo pseudo-randomico. E queste sequenze, per variare, hanno bisogno di partire da un seed diverso. Quindi se io cambio il seed, la sequenza cambia. Altrimenti, se mantengo sempre quel seed, la sequenza è sempre la stessa, indipendentemente da quanti numeri gli chiedo di generare. E sostanzialmente per generare gli interi lui parte da un range 0,1 e poi lo moltiplica per l'intero e arrotonda. Quindi se il range rimane costante e il seed rimane costante, questo numero rimane sempre uguale a se stesso. Quindi se vedete, anche se i loop cambiano, ci sono dei loop nei quali se il componente, diciamo, ha una collision e quindi viene ignorato, rimane costante questo indice. Quello che dobbiamo fare, se vogliamo che questo indice cambi sempre ad ogni loop, andiamo semplicemente a prendere il counter e lo inseriamo anche nel seed. Cioè, a ogni loop praticamente lui parte da un seed diverso, quindi che siano lo stesso numero di componenti o meno, lui cambierà sempre indice. Quindi vedete che gli indici cambiano. E quindi in questo caso anche lo sviluppo del sistema comincia a prendere delle pieghe diverse.
sono lasciate agire per più tempo, ovviamente dopo lui comincia a crescere a seconda di dove trova punti di crescita. Adesso lo interrompo perché sono un po' troppo. Già che siamo qua, ipotizziamo di voler mettere un limite al numero di componenti che vengono fuori. Per adesso, diciamo, l'unico mezzo per terminare un loop di anemone è che anemone arrivi alla fine del numero preimpostato di ripetizioni che noi gli diamo. Ma se noi volessimo dire, guarda, quando arrivi a 20 componenti, fermati. Io ti metto un numero di loop più che sufficiente per cercare di arrivare a 20 componenti. Però voglio che tu ti fermi quando raggiungi 20. Quindi possiamo dire che usiamo la nostra list length, che ci dice quanti componenti sono stati effettivamente depositati, e usiamo equality per dire, guarda, quando list length diventa uguale a, per esempio, 20, cosa succede? Succede che questo componente dà come risultato un true. C'è un'altra cosa che non avevamo ancora visto qui nel loop end, che è questo E, che è la exit condition. Se noi mettiamo un input qua di tipo booleano, quando questo input diventa true, il ciclo si interrompe. Quindi il risultato di questa equality qui, da uguale, lo andiamo a mettere proprio nella exit condition di anemone, arrivandoci con tanta calma e molta pazienza, chiaramente. Qui. Ora possiamo dargli anche un numero di ripetizioni tipo 300, però quando lui raggiungerà 20, scusate, ci dovrebbe interrompere. Ok, ci sono volute 53 iterazioni per fare 20 componenti. Però in questo modo, diciamo, posso anche avere sotto controllo e dire, no, guarda, me ne servono esattamente questi o circa questo numero, quindi vediamo cosa succede se ti imposto questa cosa a un certo numero o un altro numero. Chiaramente potete anche attivare e disattivare questo limite qua. Se volete farlo in modo abbastanza elegante per dire voglio attivare o disattivare un limite massimo, potete fare un'opzione end e quindi mettere questo true con un altro, con un toggle sempre booleano, e gli dite limit max component. Quindi se settate questo a true, il risultato qua diventa true quando anche questo diventa true, e quindi va avanti e si interrompe quando arriverà a 20 componenti. Se questo lo lascio a false, lui andrà avanti finché non finisce tutte le iterazioni. E quindi dopo, insomma, rischi di andare avanti all'infinito, lo ricacciamo indietro. Ok. Lo stesso tipo di discorso sul criterio di scelta vale anche per queste. E qui la faccenda si complica anche di più, nel senso che dipende da che ordine. Adesso, diciamo, l'unico ordine e il senso che hanno questi dati
è su base numerica, cioè sul fatto che in un ordinamento di tipo numerico prima viene lo 0, poi l'1, poi il 2. In realtà a parte che questi ordini potrebbero essere diversi, ma l'indice che arriva qua, cioè la scelta di quale tra queste permutazioni utilizzare, potrebbe essere ragionato in modo diverso. Potrebbe essere anche questo una faccenda casuale come abbiamo fatto prima, oppure uno potrebbe dare valenze diverse a questi, a tutti questi tipi di orientamento, andandoli a vedere magari come succedono nel componente singolo, partendo appunto da, dalle considerazioni che abbiamo fatto qui all'inizio. Uno le testa, gli dà una valutazione, una qualità e dice ok, questa la teniamo come gruppo di un certo tipo, una come gruppo di un altro tipo, una come gruppo di un altro tipo ancora. E magari, non so, essere legati a, a dei dati legati ad un orientamento. Non so, quando vado a selezionare il mio componente receiver e seleziono quale sarà per esempio il suo... cioè, partiamo dal componente, insomma. Una volta selezionato il componente receiver posso avere un dato che potrebbe essere per esempio il valore, che ne so, di un campo vettoriale associato al centro del componente receiver, e in base al valore di quel campo vettoriale ottengo una direzione e cerco qual è la combinazione che meglio si approssima a quella direzione lì, e quindi le posso anche ordinare in modo tale che hanno un valore di scala a seconda, non so, della rotazione del vettore rispetto a x, per dire. Se il vettore che trovo del campo vettoriale ha un angolo rispetto a x, lo divido l'angolo giro in n possibili permutazioni, le permutazioni sono ordinate secondo quella direzione e quindi dopo vado a selezionare quella che mi interessa. O altri criteri ancora. Diciamo, le possibilità qui sono abbastanza ampie. Utilizzando questa cosa in senso, diciamo, sperimentale, potrebbe essere utile invece avere una registrazione della sequenza. Cioè, io vado a selezionare qui la sequenza che ho utilizzato, d'accordo? Però vorrei avere una traccia, uno storico, di tutte le sequenze che ho utilizzato, dalla prima all'ultima, tutte quelle che hanno avuto successo fondamentalmente, e quindi so che diciamo, posso registrare questa roba. Allora, come prima cosa devo avere un parametro in più, perché tutto quello che mi voglio portare dietro lungo il loop deve essere un parametro di anemone, quindi devo registrarmi un input output in più, quindi aggiungo un parametro a loop start e ne vado ad aggiungere un altro a loop end. In tutto questo mi raccomando tenete il numero di ripetizioni a 0, perché se poi Anemone a un certo punto parte con delle cose incomplete potrebbero succedere un po' di casino. Allora, come andiamo a utilizzare questa roba? Bene, qui dove abbiamo questa sequenza la andiamo a inserire in un merge. Insieme a che cosa? Insieme a tutte le altre sequenze di successo che ho avuto dai miei loop precedenti, cioè quello che esce qui da D1. E poi questa roba, questo merge qua, e andiamo a fare la stessa operazione di flatten qui e flatten qui, l'andiamo a reinserire di nuovo in D1. Ci dà ancora errore perché non abbiamo ancora resettato Anemone. Una volta che lo resettate non dà errore. C'è solo una cosa in più da fare. In questo modo lui registra tutte le sequenze, anche le sequenze che hanno prodotto collisione, perché anche nel caso di collisione lui va ad aggiungere. Quindi quello che dobbiamo fare è farci una copia di questo dispatch, perché usiamo lo stesso pattern di selezione, solo che qui al posto di questa lista
andiamo a disconnettere questa lista qua, andiamo a mettere questa, e qui nel merge mettiamo il risultato positivo del dispatch, cioè quando non ho avuto collisioni. E qui in uscita, aspettate che andiamo a prendere questo, non ci serve al momento, possiamo prendere un panel qua, e perché poi mi riporto qui, andiamo con una decina di ripetizioni. Dieci ripetizioni, otto componenti depositati, quindi c'è stato un po' di collisione di filtraggio. E qui infatti ho otto sequenze, non 10. La prima è null perché quando parto dal primo solo componente, diciamo, il primo risultato è la stessa cosa di quello che ho in ingresso, quindi devo solo togliere, diciamo, la prima riga. Per il resto vuol dire che queste sono quelle che sono andate a buon fine. Che cosa manca da qua? Mi manca di sapere a quale dei componenti di questa lista mi sono andato ad agganciare. Qui la cosa potrebbe essere un po' più complicata. Perché? Perché essendo una lista che cresce, il componente... no. No, in realtà... No, anche se è una lista che cresce, diciamo, il componente all'indice 3 rimane sempre il componente all'indice 3, perché vado sempre ad accodare delle cose in fondo. Quindi anche al ciclo 120, se ho 40 componenti, il componente che ha indice 3 della lista dei componenti è lo stesso che aveva indice 3 quando l'ho depositato. Sì. Sì. Però si potrebbe scrivere. Cioè, in realtà potremmo farlo anche in questo modo qua. Non ci ho mai pensato, però potrebbe non essere una cattiva idea. Ovvero, se qui abbiamo le sender handles, facciamo così, utilizziamo un list length. E utilizziamo una serie numerica. Ok, così abbiamo i nostri 0 e 2. In realtà si potrebbe fare tramite cross reference. E se facciamo praticamente un concatenate, cioè concateniamo degli oggetti con, vediamo se qua, ok, perfetto, quindi questo va in A, questo va in C, in B mettiamo la nostra virgola, vediamo se abbiamo tutte le permutazioni o no. In ordine un po' diverso, però ci sono. Perché fa 012, 012, 012. Probabilmente invertendo B ed A le fa esattamente come le abbiamo nell'altro caso. Questo per esempio nel caso in cui tutte le handles sono compatibili tra di loro e hai solo una modalità di sender receiver, cioè per ogni sender hai una possibilità di receiver che è semplicemente quel flip.
Allora, in questo caso si può generare in automatico, quindi anche se hai tipo 10 handle. CrossReference che cosa fa? Praticamente genera delle liste in modo tale che tutti vadano a essere confrontati con tutti. Dopo puoi scegliere se utilizzare solo la diagonale, cioè li mette in matrice e fa in modo che tutti possano essere confrontati riga per colonna. Dopodiché tutte queste cose hanno a che vedere semplicemente con la visualizzazione di quella matrice. Se vuoi il triangolo inferiore o quello superiore, stretto nel senso esclusa la diagonale, e tutte configurazioni dipendenti dalla matrice quadrata. Holistic è quello generale in cui prende tutta la matrice quadrata. Quindi sì, si può creare anche in questo modo. Però non sempre, diciamo, la combinazione o la cosa di questo tipo qua può essere conveniente. In alcuni casi uno potrebbe anche usare non un criterio numerico, ma dei criteri più geometrici. Cioè, una volta che io ho le mie sender e receiver plane, me ne potrei anche fregare degli indici, purché io sappia che le sender e receiver che sto selezionando sono compatibili tra loro. Se sono tutte compatibili tra loro, tanto meglio. E definire, non so, prendo la receiver plane che è più vicina a un certo target, e quindi non sto a fare una questione di indici. Questo indice viene generato dal fatto che confronto tutte le origini di questi piani con un punto esterno, e dei tre prendo quello più vicino al punto esterno. Quindi non mi sto a preoccupare di generare io un indice di scelta, l'indice viene generato dalle condizioni locali. E poi come sender plane decido qual è un criterio che si accoppia bene con il criterio di scelta del receiver, e quindi posso scegliere anche un criterio indipendente di scelta tra sender e receiver, per esempio. Non so, fare in modo di dire scelgo il sender plane che mi permette di orientarlo secondo quella direzione lì, e provo ad orientarlo in quel modo. Oppure, non so, ci sono anche metodi di scelta qua, anche per la scelta dell'item, anziché scegliere casualmente, posso guardare tra tutti questi chi di questi è il più vicino a un certo punto target, e quindi cresco in una direzione. O altri criteri ancora. E qui questa è la faccenda veramente complicata, ed è il motivo per cui in processi come questo vi ho fatto partire da processi di tipo manuale, non tanto perché l'operazione meccanica di per sé, questa parte qui, è la roba semplice. La roba più complicata è cercare di lavorare in modo algoritmico sui criteri, e tradurre dei criteri in criteri non visivi è la parte che è più controintuitiva e più complicata di tutte da fare, soprattutto se uno non ha molta, molta esperienza, molta faccenda. Quello che consiglio è di provare ad utilizzare questi sistemi o come estensione di quello che avete già fatto. Quindi per quello insistevo tanto sul dire, quando fate queste combinazioni manuali, registrate tutti i codici delle combinazioni, quale handle va con quale attacco va con quale, perché dopo fate esattamente questo e potete riprodurre quello che avete già fatto e dire ok, adesso rifallo per 120 volte e vediamo dove arrivo. Oppure l'altra cosa è dire facciamo delle prove con dei criteri diciamo puramente meccanici e vediamo che cosa succede. Poi vediamo se all'interno di questa combinazione che viene fuori ci sono delle condizioni interessanti, e le andiamo a ricercare qui con questi codici, così possiamo riprendere queste robe e rimetterle a sistema, quindi avere questo tipo di oscillazione continua tra il fatto che bisogna scrivere le cose in un modo assolutamente algoritmico, perché qui non c'è altra scelta. Però si può utilizzare o un criterio algoritmico in modo esplorativo e registrare le cose architettonicamente interessanti invece in modo percettivo, cioè andando a verificare cosa succede nel sistema.
Oppure dire, no, vabbè, adesso che abbiamo queste due o tre cose, macro cose interessanti, proviamo a vedere come possiamo crescere, provare tutte le possibili combinazioni di questa cosa, quindi permutazioni rapide, generazione di risultati, generazione di tabelle, quindi potete accelerare tantissimo il vostro processo. Qua per esempio quello che manca, tipo qui, potrebbe esserci un'indicazione di qual è il componente al quale ci si è agganciati, e quindi per fare questo, diciamo, qui abbiamo la nostra lista che è stata la lista da mandare. Prima di mandare la lista, cioè prima di mandare il risultato di questa, utilizziamo anche qua concatenate e ci attacchiamo l'indice, sempre questo indice qua, che è quello scelto per il componente al quale agganciare, così sappiamo a quale componente quello in quella iterazione è stato effettivamente agganciato. E dobbiamo utilizzare anche un separatore diverso, quindi facciamo una sintassi di questo genere. Cioè la sintassi finale è tipo numero progressivo del componente nell'assemblaggio, trattino, sender, virgola, receiver. Quindi per esempio, non so, sarà 4-0,1. In modo tale che abbiamo due separatori diversi, uno tra numero progressivo e coppia di piani, e poi il separatore della coppia di piani. Quindi questa è la nostra sintassi. Quindi andiamo a mettere l'indice che esce da qua. Adesso esce dal random, se no prima era il meno 1. Quando avremo un altro criterio, diciamo che mettiamo un intero, un componente intero. Così è più semplice, cioè più modulare, dire ok, lo sostituisco qui, trovo un altro criterio, lo sostituisco qui, quindi quello che mi serve è questo sostanzialmente, quello che esce da qua. Poi mi serve il separatore, che in questo caso è il tratto, e come terza cosa vado a inserire questa stringa qua. Poi ora questa stringa, questa volta, è quella che vado a filtrare qui nel mio dispatch. Quindi se ora faccio ripartire il loop, ecco che so a chi sono stati agganciati i vari componenti. Quindi nei primi due sono stati agganciati il componente allo zero, al primo, poi due volte al secondo, poi al primo, poi al quarto, poi al quinto, poi al settimo. E quindi riesco a ricostruire molto meglio la sequenza, anche perché posso andare poi a ricercare all'interno di questa lista, vado a utilizzare sempre text split la prima volta, così separo numero del componente di destinazione da coppia di piani. E poi mi posso ricostruire tutta la sequenza, la catena. La cosa che voglio sottolineare, che è, diciamo, come traccia sempre la più importante, è cercare di mantenere in tutto quello che fate una struttura di dati che vi permetta poi di essere ricostruita e navigata. Se fate delle operazioni che distruggono la struttura dei dati, è problematico, perché ogni volta dopo bisogna andare a ricostruire una sorta di ordine per poter tenere conto di quello che succede all'interno del progetto. Ora, supponiamo che diciamo di implementare qualcosa di più completo, per esempio un diagramma della connettività all'interno di ciascun componente. Quando avete l'assemblaggio, potete, volendo, dal vostro gruppo, isolare tutto questo pattern di connettività. E quindi avere, diciamo, la rete di connessioni topologiche come una rete, come un network lineare, e dopo questo network lineare lo potete analizzare
e fare delle considerazioni, perché dopo potete andare a vedere la valenza del network, queste, tutta questa serie di operazioni qui. Allora, l'ultimo pezzo, l'ultimo tassello di questa cosa, dopo andiamo a vedere anche le definizioni che vi avevo preparato. L'ultimo tassello è che per adesso abbiamo utilizzato una geometria semplificata per fare tutto questo discorso delle collision, però alla fine di tutto ci ritroviamo il nostro assemblaggio con la geometria semplificata. Se invece rivogliamo la nostra geometria, diciamo, ad alta risoluzione, questa è quella semplificata, se rivogliamo questa, dobbiamo fare un'operazione ulteriore, che però in sostanza è semplice. Cioè, ci creiamo un gruppo con la nostra geometria IRES. E qui facciamo un merge di questo con il gruppo delle, sempre col gruppo delle sender handles. Ok? E poi ci possiamo portare. Ci possiamo portare questo gruppo qua, che contiene se ce lo portiamo come un contenitore, ce lo portiamo alla fine del loop, perché andiamo poi a ricostruire tutto l'assemblaggio però con le geometrie S. Il vantaggio appunto è che le mesh sono più veloci nel calcolo, più snelle, però siccome ho tutte le posizioni delle mie geometrie, quello che faccio è orientare questo oggetto utilizzando le sender handles di tutti i componenti che ho aggregato. Quindi qui comincio a spacchettare sia le IRS sia tutto l'assemblaggio, ricordando che le handles stanno dopo il primo spacchettamento all'indice 1. Quindi qua mettiamo il nostro indice 1. Qui ci sono le handles, vado a spacchettare anche le handles. E la stessa cosa, si sposta anche questo che non c'entra niente. Vabbè, la stessa cosa la facciamo in quello di sopra, e quindi abbiamo le nostre polyline. Di queste adesso ce ne basta una, perché facciamo un'operazione di orient del nostro oggetto ad alta risoluzione su tutti gli altri utilizzando la stessa sender handle, quindi andiamo a portare se stesso su se stesso in tutte le posizioni in cui è andato. Idem qua. E quindi l'unica cosa che mi resta da fare qua è trasformare la handle in un piano. E fare il mio orient, quindi orientando tutto il gruppo con la geometria ad alta risoluzione, o se volete potete anche decidere di prendere solo la geometria e basta. Però qui potete anche, per esempio, mettere tutte le caratteristiche. Volendo, per fare il loop potreste anche fare un altro tipo di cosa, cioè nel loop mettete solo geometria, lowres e handles, e tutto il resto lo mettete in questo gruppo qua, così lo orientate tutto alla fine. Quindi mettiamo il gruppo, il piano di partenza è quello della geometria iniziale, i piani di arrivo sono tutti questi. Aspetta che
spegniamo tutta questa roba qua, ci serve. Qui adesso la geometria è talmente semplice che chiaramente tra mesh e NURBS c'è poca differenza, ma se fate un bake vedete che stavolta anziché mesh sono delle superfici. Chiaramente quando avete cose molto più complicate all'interno del gruppo iniziale, dopo si propagano un po' da tutte le parti. Ok, vedete che cioè, non abbiamo fatto un numero molto alto di cose, cioè impacchettamento del componente, scelta, estrazione dei piani, orientamento, collision check, finito. Però abbiamo fatto una roba che è già abbastanza estesa e può diventare molto molto complessa se uno non tiene le cose bene ordinate. Andiamo ad aprire invece uno di quelli che vi avevo preparato, così vi faccio vedere un po' di cose. Cioè, andiamo a prendere questa, Anemone Aggregation Basic. Allora, qui dentro c'è sostanzialmente quello che abbiamo fatto stamattina in modo un po' più ordinato e in alcuni casi un pelo più ottimizzato. Però fa esattamente le stesse cose che abbiamo fatto stamattina. Non so recuperare dove sta, che lo sto facendo. E c'è sostanzialmente anche la è anche un po' più fancy dal punto di vista grafico, perché vi fa vedere la situazione mentre il loop sta procedendo o quando il loop ha finito. E c'è la possibilità di scegliere tra tre set diversi di componenti. Non mi ricordo se avevo fatto vedere il filter come componente. E il filter è un componente che vi permette di valutare diversi scenari, cioè in pratica prende n tipi o n canali possibili di flusso dati, e a seconda dell'indice che entra qui dentro nel gate definisce quale di questi canali esce. Quindi potete creare delle opzioni. Questo componente invece è una value list. Allora, questo è un filter. Aspettate che metto le bifocals così. Vedete tutti i vari tipi di componenti. Questo è uno stream filter. Quindi se digitate filter, inizialmente lo stream filter è così, qui basta che mettete un indice che è o 0 o 1, l'importante è che sia 1 perché non funziona con una lista, qui deve essere proprio un componente, cioè un dato unico. Quando avete 0 o 1 è l'equivalente di avere anche false o true. Se avete più di due canali a disposizione allora dovete mettere un indice numerico. Value list vi permette di associare delle etichette o delle stringhe a dei valori numerici. Quindi quando voi diciamo, prendete value list per la prima volta ha questo aspetto qua. Se fate doppio clic vi permette di definire con una sintassi abbastanza semplice, cioè etichetta uguale valore, come diciamo, guardare questi criteri di scelta. Invece agendo su col tasto destro, agendo su quello che c'è qui sul titolo, potete dare anche un testo a questa parte qua. Quindi se semplicemente le costanti che ho definito qui sono componente 0
uguale a 0, componente 1 uguale 1, componente 2 uguale 2, quindi significa che quando andate a scegliere quale di questi utilizzare, lui andrà a produrre il valore corrispondente. Dopo avete diverse forme in cui questo può comparire. La checklist vi permette di scegliere più di una cosa, la drop down è questa che avete visto, oppure c'è il value sequence, quindi potete andare avanti o indietro la lista, o value cycle vi permette di ciclare attraverso la lista. Diciamo, quindi qui potete vedere per ciascuno dei tre componenti cosa succede. Siccome hanno tutti e tre handles in totale, le permutazioni sono uguali per tutti quanti. Quindi era giusto per semplificare il discorso. Chiaramente se avete delle variazioni bisogna mettere le cose insieme con tutte le variazioni concordi allo stesso momento. Il mio sistema adesso è particolarmente lento semplicemente perché sta anche registrando il video. In realtà da voi dovrebbe andare molto ma molto più veloce quando fate partire la cosa, cioè dovrebbe fondamentalmente andare a canna sul vostro computer. E quindi qui lì da voi potete spingere anche a vedere cosa succede portando questo il loop delle iterazioni da 200 a 2000, per dire. 2000 ve li dovrebbe fare in 30 secondi scarsi, però vi permette di guardare cosa succede nella crescita. Infatti con questi blocchi semplici mi sono poi reso conto, facendo questa cosa, che creano questa specie di configurazione a scacchiera che è semplicemente dovuta alla iterazione delle permutazioni. E siccome poi le handles non sono sistemate in modo esattamente simmetrico, c'è uno sfasamento tra un livello e l'altro della scacchiera, e quindi rimangono queste parti, questi vuoti che... In realtà non mi aspettavo che succedesse una cosa del genere, quindi... Bene, interessante. E quindi uno potrebbe anche dire, ok, andiamo a vedere cosa è successo qua e come ripetere questo tipo di configurazione o provare di implementarle in un modo o in un altro. Ripeto, la parte più brigosa è sempre quella di scegliere o andare a guardare cosa succede agli indici. Ai criteri di scelta. Perché quelli sono sempre quelli che è più difficile, la cosa più difficile di tutte è tradurre quei criteri in sequenze di istruzioni, soprattutto non visuali. Perché c'è una parte appunto che riguarda l'intuizione, che riguarda un certo tipo di sensibilità, e tradurre una sensibilità in termini di istruzioni compatibili con un programma è una cosa parecchio, parecchio difficile. La cosa, diciamo, meno difficile, però è anche più conveniente in questi casi, è cercare di acquisire una sensibilità attraverso le condizioni che si impongono. Quindi se tradurre una sensibilità che si basa fondamentalmente sulla percezione è veramente difficile, si può lavorare invece in senso opposto, cioè cercare di acquisire una sensibilità sui parametri e dire, ok, se faccio questo ho visto che succede questo, se cambio il criterio di scelta ho visto che succede questo, cosa succede se provo questo criterio? Cioè basarsi su dei criteri non visibili e vedere che cosa succede al sistema e cominciare a sviluppare una sensibilità anche da quel punto di vista. Ok, però se cambio anche questo parametro, cioè se cerco di fargli seguire per esempio un punto in movimento, cioè gli do un target e questo target si muove lungo una traiettoria di un tot ogni iterazione, e quindi decido di trovare praticamente ad ogni iterazione, parto dal componente più vicino a questo punto in movimento. Cosa succede al sistema? E se questo punto si muove in altri modi, cosa succede al sistema? Insomma, ci sono una serie di cose da provare che non sono
cose prettamente, diciamo, visuali o legate alla parte manuale. Si cerca di stare più vicini al sistema, di lavorare dall'interno del sistema per capire che cosa può fare. Anche perché dopo avete a disposizione uno strumento che vi permette di indagare rapidamente tutto il discorso legato alle iterazioni e quindi vi dà diciamo, un'arma in più da quel punto di vista. Qui succede più o meno tutto quello che abbiamo visto stamattina. Andiamo a aprire l'altro. Sia Rhino che Grasshopper, quindi andiamo a prendere Basement. Ah, mi sono scordato di darvi peraltro, ve lo passo come definizione, tanto è un componentino che poi in realtà c'è anche qui dentro. Apriamo block workflow sia come file di Rhino. Sia come file di adesso. Allora, dovreste avere già installato Elefront, no? Dall'altra volta, quindi non dovreste avere problemi con i componenti, perché questa definizione usa i componenti di Elefront per poter utilizzare i blocchi e trasferire i blocchi da Rhino a Grasshopper e anche viceversa. Allora, purtroppo lavorare con i blocchi a partire dai blocchi ha una complicazione, cioè gli oggetti nei blocchi sono in ordine di creazione, quindi o si rifanno i blocchi su Rhino in modo tale da mettere le cose nel blocco in ordine e selezionare gli oggetti, quando dice crea blocco dovete proprio selezionare gli oggetti in ordine, che è una briga pazzesca. Oppure, se volete utilizzare la parte di Grasshopper, vi suggerisco di creare questi gruppi perché poi alla fine potrete fare dei blocchi a partire da quelli e trasferirli anche su Rhino. Allora, anzitutto dentro al file di Rhino sono definiti questi quattro blocchi. Quindi se andiamo a vedere Block Manager, in Rhino ci sono questi L0, L00, L01, L02 e Keras Base, che contiene fondamentalmente la composizione dei tre uno sull'altro. È lo stesso file che avete visto quando abbiamo fatto i primi esempi di aggregazione. Qui il primo componente che c'è è esattamente List Block Documents. Quindi questo ci fa vedere praticamente tutti i blocchi che sono stati definiti nel vostro file di Rhino corrente. Non tutte le istanze che sono state utilizzate, ma i blocchi che ci sono proprio come li andate a vedere nel block manager. Quindi vi permette di vedere i nomi dei vari blocchi. Qui invece vi permette di vedere quali sono praticamente i blocchi che avete all'interno di Rhino, cioè tutti quelli che avete messo all'interno di Rhino nel file corrente, a seconda del nome del blocco. Quindi qui per L00 vedete che ce ne sono due segnati. Uno è un referenced block, possiamo anche andare a vedere qual è. Che è questo che è stato praticamente referenziato da Rhino. L'altro c'è scritto semplicemente block L00 e non è un blocco messo dentro Rhino, è un blocco
che stiamo manipolando dentro da Grasshopper, però lui vede lo stesso che fa parte del file di Rhino ed è più sotto, adesso lo andiamo a vedere. L'altra componente che ci interessa sono tutti i componenti di Elefront, quindi se andate a vedere nella tab di Elefront c'è proprio una parte legata ai blocchi. L'altro è Insert Block, cioè a partire dal nome del blocco e da un piano di base lui va a inserire il blocco in quel punto. Allora, se guardate, il blocco che abbiamo inserito è questo, perché è sempre L00, cioè il nome è preso da qua. Il piano di base, qui ho creato semplicemente un piano che potete far ruotare, giusto per farvi vedere che lui va a prendere il punto base del blocco, che è quello che avete definito quando avete definito il blocco su Rhino. E quel punto base, anzi dovreste definire un piano base, quando definite un punto è il piano XY con origine in quel punto. Quindi fondamentalmente quando inserite un blocco il punto che lui prende come base è questo. E questo è un altro, diciamo, forse un problema, non esattamente un problema, però diciamo bisogna tenere conto di questa cosa. Poi più sotto c'è un componente che serve a fare la decostruzione del blocco, cioè deconstruct block, ovvero permette di andare a identificare il nome di quel blocco, il piano base e le geometrie che sono state incluse nel blocco. E questo componente qua, cioè il contenitore del tipo blocco, se guardate dentro i parametri geometry, non esiste. Non esiste neanche nelle primitive, diciamo in questi contenitori qua quella cosa non si trova, e se cercate di fare doppio clic e digitare block non vi compare. Allora, come fa a essere qua sul canvas? Allora, la cosa è questa: possiamo utilizzare deconstruct block, che è un altro componente di sempre, è questo, no? Sempre componente di Elefront. E poi qui vedete che posizionandosi sull'input lui ha definito qualcosa che è un oggetto di tipo blocco, e l'ha definito con criteri suoi. Siccome questo è un plugin ha anche la possibilità di definire dei nuovi tipi di dati. Ci sono dei dati che non erano in Grasshopper, ma che fanno sempre parte magari dei tipi di oggetti che è possibile utilizzare in Rhino. C'è un componente, un plugin che permette di utilizzare e manipolare Point Cloud, per esempio. E quindi, siccome Point Cloud non è definita di base in Grasshopper, lui definisce attraverso il plugin un tipo che si chiama Point Cloud e che poi si può utilizzare. La stessa cosa fa Elefront con i blocchi. Posizionandosi sull'input, col tasto destro c'è una possibilità che è Extract Parameter. Quando fate questo, lui estrae un componente contenitore dello stesso tipo di dati che avete all'interno o che servono qui dentro nell'input. Quindi in questo modo potete anche estrarvi uno di questi contenitori qua e, per esempio, da questi contenitori dire set one block o set multiple blocks, cosa che invece normalmente non è possibile fare. Quindi per poter settare un blocco qui dentro dovete fare prima questo extract parameter, è anche scritto qui nel file. Quindi se io faccio set one block e mi vado a selezionare uno di questi blocchi qua, per esempio andiamo a selezionare l'ultimo, che è quello composito. Allora, deconstruct block ha due tipi di opzioni, cioè ricorsivo o un livello alla volta. Questo perché, appunto, se io ho un blocco come questo, che è composto da altri blocchi, one level mi permette di vedere come geometrie il fatto che sia composto da altri blocchi. Invece recursive va a
decostruire tutti gli eventuali blocchi annidati fino a che non arrivo proprio alle geometrie primitive di Rhino. Quindi vado a vedere polilinee, text dot, tutti i tipi di geometrie che ho inserito in quel blocco lì. Ok? Per andare, diciamo, volendo si può concatenare più di deconstruct a un livello solo, per avere, per esempio, non so, in maniera selettiva, prendere solo uno di questi. In questo caso lui va proprio a prenderli tutti e li decostruisce di nuovo. Qui c'è sempre il deconstruct block come prima. Qui fa vedere la ricorsione. Questo è un componente che non c'è in Elefront, però l'ho fatto per avere un'altra cosa pratica, cioè vi permette di andare a spulciare tutte le geometrie che ci sono all'interno di un'istanza di blocco, partendo però questa volta dal nome. Quindi non avete bisogno di selezionarlo effettivamente da Rhino, basta che sia nella tabella dei blocchi, cioè che esca da questa lista qua, e vi permette di andare a vedere quali sono tutte le geometrie. Il problema, come vi dicevo prima, è che l'ordine con cui queste geometrie sono inserite nel blocco è esattamente l'ordine di creazione. E quindi è difficile andare, per esempio, a distinguere quelle che sono, per esempio, le polilinee che riguardano le handles, che adesso qui sono spente, ma se andiamo a prendere il layer, sono acceso o spento? Dovrebbero essere accesi, però non... Ah sì, sono qua, scusate, sì, non l'avevo visto io. Cioè, queste sono polilinee, ma anche queste sono polilinee, tipo quelle del diagramma di connettività. E allora trovare un modo per andare a distinguere le une dalle altre potrebbe essere problematico, e anche metterle in ordine. Allora, si possono usare i text dot, per esempio, come sono stati usati qui. E uno potrebbe dire, vado a trovare la polilinea più vicina a questi text dot. E in base al testo che c'è dentro so che se sono più vicini a 0, allora quelli hanno la maniglia 0. Adesso qui li ho chiamati 0 e 1, però hanno dimensioni diverse. Quindi i text dot, quando li andate a creare, e c'è un componente dentro Elefront che permette di creare dei text dot, come questo per esempio, vi permette di definire il font, il testo, il punto di applicazione e la grandezza del font. Quello che mancava, che è un'altra cosa che ho aggiunto ed era l'user object che non avevo fatto tempo ad inserire, è qualcosa che riesce fondamentalmente ad andare a decostruire il dot, e quindi mi permette di andare a vedere tutte le variabili. Quelle che mi interessano di più magari possono essere queste tre, cioè il punto di applicazione, così trovo chi è più vicino a quel dato, a quella data etichetta. Il testo, adesso senza che test vado a mettere, diciamo, quelli effettivi, trovo chi è 0, chi è 1, eccetera. E a seconda della dimensione posso distinguere se do una dimensione diversa, per esempio, a, non so, so che ho dato 14 a tutte le etichette del diagramma di connettività e 20 a tutte le etichette delle handles, posso andare a filtrare, dice, trovo tutte le etichette di grandezza 20 e trova le polilinee che hanno un punto in coincidenza con una di queste etichette, e quindi ricostruire. Però è un processo parecchio complicato, si potrebbe fare, ma diventa lunghissima costruire una roba del genere. E a questo punto dello sviluppo delle cose penso che sia più intelligente, più facile andarsi a costruire o ricostruire il blocco come gruppi all'interno di Grasshopper. Alla fine potete sempre crearvi dei blocchi, perché c'è la possibilità poi di creare un blocco con questo componente qua, dove andate a prendere tutte le geometrie, attributi, se volete assegnare attributi alla geometria, il nome del blocco e il punto base. Una volta che fate questo, qui potete anche mettere un componente data, per esempio,
se fate un bake di questo componente, di quello che esce da qua, il bake diventa un blocco di Rhino. E quindi dopo potete continuare a lavorare con i blocchi come avete sempre fatto. Oppure semplicemente, se avete già un blocco dentro Rhino, potete tranquillamente rifare un'operazione di orient a partire dal piano, non un punto, un piano, insomma dal piano di applicazione del blocco originale a tutti i piani che avete ricavato nell'assemblaggio. Forse la cosa più intelligente potrebbe essere questa, cioè prendere l'istanza di blocco su Rhino. Mettiamo che volete utilizzare questo componente qua, per semplificazione, che è un blocco. Prendo tutte le geometrie e me le ricostruisco come gruppo ordinato come mi pare. Faccio tutta la mia operazione in anemone. Quello che tiro fuori dall'anemone alla fine sono tutti i piani di orientamento che hanno lo stesso piano di origine del blocco originale, ok? Però saranno sparsi nello spazio a seconda di quello che ho ottenuto. E poi con un'altra parte di definizione faccio un orient di questo blocco su tutti gli altri piani, quindi quello che ottengo è una lista di blocchi. Se poi vado a fare un bake di quella lista di blocchi, quelli vanno a essere inseriti dentro Rhino come blocchi, e quindi ho di nuovo, diciamo, la stessa situazione, quindi posso mescolare lavoro manuale e lavoro all'interno di Grasshopper utilizzando sempre i blocchi come punto di riferimento su Rhino. Quindi volendo dopo posso fare anche sostituzione di blocchi direttamente, e si possono fare anche in modo automatizzato, cioè posso prendere i blocchi, non so, voglio sostituire i blocchi di tipo base con dei blocchi che includano delle scale in tutti i blocchi che sono più vicini per esempio a una curva, a una traiettoria. Quindi prendo i blocchi da Rhino, ho i loro punti base, vado a vedere quali sono quelli più vicini alla curva, filtro a quelli, sostituisco degli altri e faccio un bake dei nuovi. Una volta che avete un po' sotto mano come funzionano questi principi di base, e vi consiglio magari di provare con dei vostri blocchi, con il vostro file, vedere, fare questo tipo di operazione non è poi così complicato, nel senso, magari provate a fare le operazioni in modo semplice e separato. Vediamo se riesco a trovare di tutti, prendo un punto per ogni blocco della mia aggregazione. Vediamo se riesco a filtrare i punti, solo i punti che sono più vicini alla curva. Una volta che l'ho fatto per i punti, estenderlo ai blocchi è molto semplice, perché alla fine se trovo gli indici dei punti, trovo gli stessi indici anche per i blocchi. E dopo filtro, cambio e faccio l'operazione. Ok? Per queste tre mattine quello che, diciamo, si poteva fare forse si è fatto. Spero che le cose che siamo riusciti a toccare vi tornino utili per il progetto, o riusciate a trovare un modo di utilizzarle all'interno del progetto. E poi se ci sono domande, questioni o cose varie possiamo risolvere, soprattutto magari, ecco, questo magari soprattutto è materiale per i martedì mattina, quando ci sono anche Alessandro e gli altri due ragazzi, Marcello e Giacomo. Magari, diciamo, con gli assistenti parlate sempre del discorso architettonico, prima e soprattutto, dopodiché parti tecniche, diciamo, o il martedì mattina o il ricevimento. Ok? Bene, buon weekend. Yeah, finale.